Grazie, accomodatevi. Ci siamo concessi un quarto d'ora accademico, ma dobbiamo recuperare un po'. E, perciò io dirò solo due parole, due. E, la prima ovviamente è per ringraziare tutti quanti della presenza, che è piuttosto affollata per un argomento come questo, una mattinata come questa. Saluto e ringrazio il ministro San Giuliano che ci ha aiutato in questa preparazione. Ieri ha inaugurato, proprio ieri se non vado errato, una mostra gentile e noi tutti siamo invitati a visitarla perché è una bella cosa. Saluto e ringrazio il ministro Ciriani, molto gentile, grazie al suo presente, comprendiamo bene gli impegni, e i colleghi, alcuni dei quali qui vedo, e soprattutto ringrazio i nostri magnifici quattro relatori che ci hanno veramente onorato della loro presenza, da Massimo Cacciari a Giuseppe Benessi, Francesco Perfetti e Luciano Mecacci. Non è il primo convegno che noi facciamo su Gentile, l'abbiamo fatto una ventina di anni fa. Questi convegni hanno una caratteristica, almeno quelli che io ho organizzato, cioè che non sono propriamente convegni, ma da cui poi nascono gli atti, ma sono gli atti che generano i convegni, cioè pensiamo prima un argomento, un personaggio, quello che è, cerchiamo di invitare i maggiori esperti su quell'argomento e da ciò ricaviamo un volume che perciò non è un volume di atti, ma è un vero e proprio contributo scientifico. Questo è già accaduto quest'anno con il volume che abbiamo pubblicato su Nazione e Patria, adesso è poi sull'altro convegno sul suicidio dell'Occidente, che il volume è in lavorazione. Tocca adesso a Gentile e chiuderemo l'anno con un altro volume, un altro convegno, perciò su Luigi Einaudi. Allora, intanto grazie ai relatori. Se voi vedete insomma, gli argomenti che tratteranno, le loro figure, capirete che sono congegnate tra di loro. Massimo Cacciari ci introdurrà alla filosofia teoretica e alla logica di Giovanni Gentile, ma soprattutto illustrerà, io credo, la figura di grande, forse il più grande filosofo di livello europeo dell'Italia del Novecento, perché Gentile fu questo. Subito dopo Cacciari si vedrà anche un altro aspetto della figura di Gentile, fu così importante, fu così profondo, la sua influenza fu un'influenza del tutto trasversale. Benesche ci parlerà appunto di questo, cioè di un Gentile che ha influito non poco su personaggi completamente distanti da lui, quali furono Gobetti e Gramsci. Il percorso sembra oggi innaturale, invece era naturalissimo, di Gentile dal liberalismo, significato ovviamente ottocentesco e non quello di oggi, al nazionalismo e al fascismo, cioè questa continuità che c'è nel pensiero di Gentile, sarà illustrata da il nostro Francesco Perfetti e poi chiuderà Luciano Mecacci, che è l'autore acclamato di un bellissimo volume che io invito tutti a leggere, coloro che non l'hanno letto, perché è un vero spaccato della cultura italiana dell'epoca, gentiliana e non gentiliana, cioè la famosa ghirlanda fiorentina, che è molto apprezzato, che è molto premiato, ma di cui solitamente si preferisce non parlare o quasi nascondere. Perciò grazie a questi relatori e per le cose sicuramente illuminanti che ci diranno. L'altra parola veloce che intendo dire è una sintesi del titolo di questo incontro.
I due mondi in uno nasce da una discussione epistolare tra me e Massimo Cacciari, e voglio alludere, lo sentiremo meglio con le relazioni ovviamente, la circostanza che insomma, il mondo della filosofia, che è il mondo proprio di Gentile, il mondo della politica, che anch'esso fu un mondo proprio di Gentile, non sono due mondi distanti. Qui vale, oltre al titolo che qui abbiamo dato e con cui abbiamo ripreso per cercare di mostrare come i due aspetti sono fusi in uno, un giudizio che io trovo molto illuminante, lapidario, penetrante, di un grande storico del fascismo e di Gentile, che era James Gregory, il quale scrisse una frase che veramente credo che fotografa, oltre che le nostre intenzioni, il nostro titolo, anche la personalità, la figura di Gentile. Scrisse, prima ancora che il fascismo nascesse, Gentile ne fu il suo filosofo. Ed è così, cioè l'attualismo di Gentile, la filosofia per la quale egli fu celebre, di cui fu l'inventore, l'attualismo di Gentile porta all'adesione al fascismo. Quindi di Gentile possiamo dire che fu un filosofo del fascismo, fu anche un filosofo fascista, ma non possiamo dire che fosse un fascista e un filosofo. La filosofia di Gentile è tutta quanta dispiegata, ivi compreso la lettura con Benedetto Croce, quando nasce il fascismo, ed è quella filosofia che lo porta a quella adesione. Al fascismo Gentile fornisce una filosofia, al fascismo Gentile fornisce una dottrina. Il fascismo non è completamente esattamente quello che Gentile pensava che fosse, cioè insomma il compimento della rinascita italiana, del risorgimento. Il suo scopo politico era quello di risollevare le sorti dell'Italia da una decadenza che era palese, non soltanto economico, industriale, insomma, l'italietta, ma risollevare la cultura italiana che era finita nel degrado di aspetti ormai superati e incapaci di guidare la storia. Siamo all'epoca della rivolta contro il positivismo, contro l'empirismo e anche contro l'interpretazione meramente rivoluzionaria di Marx. Uno dei più bei libri scritti su Marx, secondo me, è proprio quello di Giovanni Gentile, apprezzato universalmente in tutto il mondo. E questo è il problema di Gentile, il problema storico, cioè come si risolleva questa Italia. E lì le parole chiavi sono quelle dell'impegno, dello sforzo, della volontà e soprattutto del sacrificio, cioè gli italiani devono riprendere consapevolezza e coscienza di se stesso e portare finalmente a compimento quella rivoluzione che c'era stata e che era malamente finita, secondo lui e secondo molti intellettuali dell'epoca, del risorgimento. Per fare questo, ecco l'altro aspetto, l'altro mondo che si diffonde col primo, occorre una filosofia nuova, occorre una cultura nuova, e occorre ripensare all'individuo, al soggetto, come si dice filosoficamente, all'io, non come vittima passiva dell'esperienza, così come voleva il positivismo con le sue leggi naturali e scientifiche, così come voleva l'empirismo, ma per diventare protagonista quell'io, quel soggetto, deve essere non soltanto un io empirico, uso sempre terminologia filosofica, ma molto di più, cioè un io trascendentale, l'aveva già detto Kant, ma poi anche un io assoluto, è uno spirito assoluto che ha assoluta libertà, eccetera, eccetera, e che si oppone al reale, ma lo si oppone, come dire, costruendolo, assorbendolo, facendolo di sé, in modo tale che il protagonista, il soggetto, è proprio l'individuo, l'io, e non la natura inerte e morta.
È un atteggiamento di carattere rivoluzionario. Mi lascio soltanto un breve ricordo biografico. Io ricordo, giovane imberbe, lezioni del mio maestro di filosofia teoretica, Francesco Barone, che un giorno, parlando di questa idea della rivoluzione permanente, illustrava alcune pagine di Herbert Marcuse, ci disse che il padre, gli disse con un po' di stupore da parte nostra, che il padre, il vero padre dell'idea della rivoluzione permanente è proprio Giovanni Gentile, con quell'idea dell'io assoluto che cerca in un'opera che è inesauribile di assumere su di sé, plasmare, assorbire la natura e la realtà. Questo era Gentile, oggi ne possiamo parlare, forse anche meglio e più liberamente di quanto facemmo 20 anni fa, insomma fummo un po' pionieri in quel senso. Allora ne uscirono quei tre volumi che avete visto qui, l'epistolario con il direttore della biblioteca, Giovanni, carissimo amico di Gentile, e questo era il luogo più adatto per celebrare Gentile nella biblioteca del Senato, i discorsi parlamentari e i saggi che furono degli autori, io ricordo fra tutti lo scomparso Antimo Negri, forse era l'ultimo di Gentiliani in esercizio a quel tempo, e ricordo anche un bel ritratto che è in quel volume di Iader Racobelli, che non era un giornalista, solo un giornalista, ma che era un uomo di grande cultura. Di quella stagione, oltre a quei tre volumi, uscirono anche, proprio su iniziativa del Senato, la ripubblicazione di un piccolo tesoro, veramente una gemma, io credo, i ricordi e affetti pubblicati da Benedetto Gentile, che era forse l'ultimo figlio di Giovanni, che è un libro meraviglioso perché è scritto con una penna leggera, senza acrimonia, senza credine, che ci racconta uno spaccato, la vita familiare di Giovanni Gentile, i suoi affetti, i suoi amori, le sue relazioni, da cui viene fuori un uomo completamente diverso da quello che uno si immaginava ancora a quel tempo, quando uscì verso la fine degli anni 80 per la prima volta, cioè del gerarca in camicia nera. Gerarca in camicia nera, propriamente parlando, Giovanni Gentile non lo fu mai, anzi, se ebbe delle resistenze, non sono quelle furono solo quelle degli avversari, le resistenze, le diffidenze vennero proprio dal suo interno, perché Gentile non aderì quasi mai a molte delle iniziative del regime. Ne cito due esempi, il concordato e l'altro esempio è la politica razzista, a cui Gentile si oppose, come tutti sanno. Bene, ma nessuno di voi è qui per ascoltare me, io ho la sindrome del microfono e quindi mi lascio andare, mi fermo, tutti vogliamo sentire i nostri bravissimi relatori, che ringrazio ancora perché onestamente ci fanno e chiaramente ci fanno un grande onore. Perciò do la parola per primo a Massimo Cacciari e poi a Giuseppe Benessi. Chiedo scusa, per far presto ho saltato un passaggio importante, l'avevo ringraziato anche per l'aiuto che ci aveva dato e quindi io lo chiamo al podio, lo faccio sedere in prima fila perché avrà bisogno di uscire a un certo punto, ma lo chiamo al podio per un indirizzo di saluto e lo ringrazio proprio veramente di cuore per la sua presenza e per la sua iniziativa, ricordo quella mostra che andrà visitata, è il nostro ministro Gennaro San Giuliano. Chiedo scusa e grazie. Buongiorno a tutti, un saluto cordiale e amichevole a tutti gli illustri relatori che sono qui, agli onorevoli deputati e senatori, al collega ministro Ciriani e soprattutto al caro presidente Pera, che ha voluto questa iniziativa che, come dire, fa parte di un panel di più iniziative, il francobollo dedicato
a Giovanni Gentile, la mostra di cui abbiamo fatto una visita con il presidente Ignazio La Russa, e poi il convegno di questa mattina. So che anche il gabinetto VSE a Firenze farà un convegno su Giovanni Gentile. Beh, io qualche anno fa un editore mi chiese di curare la ripubblicazione di Genesi e struttura della società italiana e di fare un saggio introduttivo. E io concludevo questo saggio con uno scritto del professor Cacciari, che è qui presente, che vi vorrei rileggere, che secondo me può essere una introduzione. Io non farò una relazione perché qui ci sono persone che molto più autorevolmente di me possono ragionare e discutere del pensiero di Giovanni Gentile. Scriveva il professor Cacciari: i conti sono ancora aperti con l'opera di Gentile, ancora attuale discutere Marx in quanto grande filosofo classico, come ha fatto Gentile individuando il pensiero marxiano in una filosofia della pura immanenza. Gentile ha mostrato come per Marx la verità del pensiero consista nel suo verificarsi, come ci sia assoluta identità fra teoria e prassi, come il vero filosofo sia il politico. Ecco perché Marx assume una posizione centrale nella cultura del Novecento. Io lo ritengo questo un inizio molto utile per chi voglia ragionare sull'attualità e sulla consistenza del pensiero di Gentile, ma vorrei far parlare altri intellettuali. Biagio De Giovanni scrive che Giovanni Gentile, filosofo, è fra i massimi del Novecento europeo, perché unì all'elaborazione costante del suo pensiero una vocazione di riformatore politico-religioso e ripensò la tradizione italiana alla luce di quelle attitudini. Secondo invece Norberto Bobbio, fu la più perfetta incarnazione dello spiritualismo italiano. Perché Giovanni Gentile, insieme a Benedetto Croce, ha indubbiamente segnato la filosofia italiana del Novecento, fu il filosofo della crisi ma non della decadenza, perché la sua opera attende a un grande risveglio morale e nazionale, alla codifica di un'identità italiana che affonda le radici nella storia. Io personalmente ho incrociato Gentile quando ho scritto la biografia di Giuseppe Prezzolini, perché in un certo senso Gentile insieme a Croce, come dire, sono l'anima filosofica di quel movimento che si muove attorno alle cosiddette avanguardie fiorentine. Non a caso Bobbio segna una data, il 1903, anno in cui nasce la critica di Croce e Gentile, il regno di Enrico Corradini, che ha come caporedattore Papini, e Leonardo di Papini e Prezzolini. Bobbio dice: sono la fenomenologia dello spirito. Scrive Norberto Bobbio: è una triade hegeliana, queste tre riviste così inanellate tutte e tre insieme. Ma che cosa rappresentano? Sono la reazione al positivismo, lo ha detto prima il professor Pero. Non a caso Norberto Bobbio, nel profilo ideologico del Novecento italiano, fa riecheggiare una bellissima affermazione di Benedetto Croce, che io cito tantissimo, anche in chiave attuale. A chi ricordava l'afa e l'oppressura dell'età positivistica pareva che si fosse usciti all'aria aperta e all'aria vivida. Il nemico è il positivismo, e Bobbio avverte: questa battaglia fu comune alle più diverse correnti spirituali che per il bene e per il male contrassegnarono la cultura dell'epoca. Quindi questo è il contesto. E Augusto Del Noce invece sottolinea una certa attualità di Gentile. La risposta è estremamente semplice. Nei primi 40 anni del nostro secolo ha dominato in Italia una forma di pensiero in cui veniva allora ravvisata l'autentica continuazione nel Novecento della filosofia classica tedesca. Il primato speculativo, essendo passato dalla Germania all'Italia, il neoidealismo, ora il filosofo del neoidealismo italiano è Gentile. In Gentile è evidentemente fondamentale l'incontro con Benedetto Croce, di 9 anni più anziano di lui, e ne segna questo incontro la vicenda intellettuale e umana, in un sodalizio che costituì un punto di riferimento per la cultura non solo italiana. Insieme avevano dato vita a quello che Bobbio appunto definisce l'ideologia italiana,
profondamente diversi, da subito i due stili di pensiero sono diversi, Croce adopera il linguaggio comunicativo dell'urbanitas che adotta le armi dell'ironia, Gentile privilegia la lingua della verità come lingua ontologica, la forma specifica della filosofia inaccessibile ai più. Gentile si pone immediatamente come filosofo politico, persuaso con un'impostazione gobbettiana della irrinunciabile eredità ideale del Risorgimento, rimasto incompiuto. Il tema di fondo è quello della coscienza nazionale rispetto alla quale il Risorgimento doveva costituire un modello e un ritorno di religiosità e di fede, sintesi storica di una categoria filosofica. Perché noi poi oggi ricordiamo Gentile? Ieri era il 15 aprile, perché Gentile viene assassinato dai GAP il 15 aprile del 1944. A guidare il gruppo, come ci ha raccontato benissimo il professor Mecacci nel suo splendido libro, del quale io auspico quanto prima una traduzione cinematografica, e Bruno Fanciullacci. Su questa vicenda poi probabilmente il professor Mecacci si intratterrà e vi dirà i tanti intrecci che nel suo libro sono ben rappresentati e vengono, come dire, ben sviluppati. Va ricordato, questo è importante, che nelle ore immediatamente successive all'assassinio di Gentile il Comitato di Liberazione Nazionale della Toscana si dissociò, solo i comunisti che rivendicarono questo gesto, tutti gli altri partiti si dissociarono. E va ricordato anche, lo ricordo spesso, che Tristano Codignola, importante esponente del Partito d'Azione che poi diventerà deputato del Partito Socialista, scrisse sulla libertà un editoriale nel quale condannava l'assassinio di Gentile. Poi il professor Mecacci racconterà del ruolo di Concetto Marchesi, del famoso editoriale che è stato corretto, insomma una vicenda che tutti quanti conosciamo, ma che forse il grande pubblico non conosce. Qualcuno si è chiesto anche oggi sui giornali perché questa attenzione. Beh, noi abbiamo attenzione su tutta la cultura italiana. Io credo che sia sempre forte la necessità di ricomporre una memoria collettiva. Dopo la mostra su Gentile noi faremo una grande mostra con pari forza e con pari impegno dedicata alla figura di Antonio Gramsci, perché diciamo, innanzitutto io sono convinto di una cosa, che quando la cultura è alta non ha divisioni, ma unisce. Ricordo sempre che al capezzale di Gobetti, tutte le sere a portargli le medicine, c'era Giuseppe Prezzolini, che assistette Gobetti negli ultimi momenti della sua vita. Eppure poi Prezzolini è l'autore del Manifesto dei Conservatori. È nota poi la pietà di Benedetto Croce, che pur essendosi irrimediabilmente diviso da Gentile con i due manifesti, il Manifesto degli Intellettuali Fascisti e il Manifesto degli Intellettuali Antifascisti, quando a Villa Tritone, a Sorrento, dove Croce si trovava in quel momento perché sfollato da Napoli, arriva la notizia della morte di Giovanni Gentile, Croce era a cena, si alza da tavola, questo lo raccontano i suoi eredi, e si apparta per fare cosa? Non si sa, probabilmente per piangere sulla morte di quello che comunque era stato un amico. E quindi questo ci dà, come dire, un quadro di una ricomposizione umana innanzitutto e intellettuale poi, che deve essere poi il grande valore, perché una grande nazione deve, come dire, avere un quadro unitario di quelle personalità, Gentile, Gramsci. Io stesso ho curato un'introduzione al catalogo della mostra su Giacomo Matteotti, l'ho scritto personalmente, e l'ho ritenuto come un atto doveroso fare l'introduzione a questo catalogo. Ecco, il senso della ricomposizione della memoria collettiva. Grazie. Ora sì, grazie.
per ringraziare, l'ho visto entrare adesso, Giovanni Gentile Junior, il proprietario e direttore delle Lettere, la casa editrice che segue Sansone, quella di Giovanni Gentile. Grazie della presenza. E poi voglio ricordare la professoressa Cecilia Castellani, che io ora non vedo da qualche parte, eccola là, grazie, la quale sarà anche lei dell'impresa. Cecilia Castellani, forse la più grande interprete esperta del manoscritti e dell'Archivio Gentile, si chiama Archivio Giovanni Gentile, Università La Sapienza Roma, corretto? Così. Bene, nel volume che abbiamo intenzione di pubblicare comparirà anche, curato da Cecilia Castellani, un materiale inedito, e si tratta delle conferenze svedesi tenute da Giovanni Gentile nel 1931, se non vado errato, molto importanti. Cecilia Castellani ci illustrerà da par suo e le curerà con il massimo della filologia. Lo leggeremo e lo vedremo nel volume. Perciò grazie Cecilia del lavoro. Questo per dire che insomma il volume che uscirà da qui non sono atti, ma è un vero e proprio volume di carattere scientifico e credo un'impresa culturale importante. Allora, forse mi sono dimenticato qualcos'altro, forse no. Massimo Cagliari, grazie. Grazie. Ma a me forse è affidato il compito più difficile, perché parlare in mezz'oretta della filosofia, propriamente della filosofia gentiliana, sotto il profilo propriamente teoretico, è compito arduo, reso arduo dalla posizione esplicita che Gentile stesso intende assumere nella storia della filosofia. Perché l'istanza che lo muove è un'istanza assolutamente radicale. Lui intende la propria filosofia come la posizione ultima cui la storia della filosofia può giungere in quanto storia della filosofia, cioè è l'estremo insuperabile della storia della vera filosofia, che è l'idealismo. Quindi è un'istanza che soltanto in Hegel precedentemente era emersa con una tale fermezza e con una tale radicalità. Ci si potrebbe chiedere, e oltre? Oltre questa posizione cosa potrebbe darsi? Potrebbe darsi un oltre filosofia, che già Leopardi, di cui già Leopardi amatissimo da Gentile parlava, no? Di una fine della filosofia. La filosofia era amende, direbbero i tedeschi, no? Alla fine, e vi sono soltanto oltre filosofie, la sua era un oltre filosofia. Oppure si potrebbe pensare a una posizione radicalmente nichilistica oltre Gentile, in qualche modo introdotta da Gentile, lo vedremo, cioè la fine di ogni incontrovertibile. Da qui le polemiche nei confronti di Gentile di tanti, come dire, filosofi contemporanei. In Italia quello che a mio avviso dopo Gentile, differentissimo da Gentile ma di levatura mondiale, è Severino. Oppure la pura scienza. D'altra parte già Hegel diceva, no? La nostra epoca non è più l'epoca della filosofia, è l'epoca della Wissenschaft, della scienza. Non siamo più amanti del sapere, siamo sapienti, cioè scienziati. Si potrebbe pensare a tutto ciò oltre Gentile. Gentile afferma appunto di essere alla fine, e lo dice con un'assoluta radicalità inequivocabile. Cito dall'epilogo della sua Logica: la costruzione della logica, della mia logica, non è una nostra personale costruzione, è la sintesi stessa del pensiero nel suo attuarsi.
Il pensiero pone e nega in eterno. Torneremo, perché questo termine eterno martella tutti i testi gentiliani, eterno. E facendo ogni volta che lo pronunciava sollevare scandali nell'animo del suo amico Croce, no? In eterno. Il pensiero pone e nega in eterno il suo posto inattuale, la natura, logo astratto, perché la natura senza pensiero è astratto, non c'è natura che non sia natura pensata. Il pensiero si naturalizza e spiritualizza in eterno, poiché con quell'atto che si pone come altro, ponendo la natura, lo spirito si pone come altro, nega, ponendo l'altro, nel momento stesso che pone l'altro, nega l'alterità, immedesimando l'altro con sé. Cioè il pensiero è creatore di un mondo. Il pensiero crea, non rappresenta il mondo, lo crea, lo pone pensandolo, che non caccia un istante fuori di sé, che tutto conserva e mantiene con eterna creazione. Questa sintesi per Gentile, questa sintesi spirituale per Gentile stringe in sé i millenni della storia del pensiero, nell'istante della verità, nell'atto del pensiero, istante della verità, che non è temporale ma eterno, cioè l'esperienza della coscienza matura questo termine. Cioè quindi non vi è alcun sentiero della notte, per dirla con Parmenide, no? Non vi è un sentiero della notte. Ogni istante del sentiero è il sentiero del giorno, che infine con l'attualismo giunge al suo meriggio, senza tramonto, impero senza fine. Culmine della filosofia idealistica, cioè della vera filosofia. Ma attenzione, questo è molto importante, oggi non è presente una relazione sul tema che secondo me sarebbe molto utile, ma questo culmine della filosofia idealistica è nello stesso tempo l'inveramento della coscienza cristiana. Perché nel cristianesimo che si dice Dio è spirito. E quindi la filosofia idealistica, attualistica, è l'inveramento. La filosofia dell'idealismo, tema già hegeliano, sa Dio, conosce Dio. Non vi è più nulla di misterioso in Dio, no? Nulla di segreto, misterioso, occulto. Dio è, si invera, si rivela, si disvela, anzi meglio diciamo, nella filosofia dell'idealismo. Questo è molto importante, anche qui una differenza abissale con Croce. Con il non possiamo non dirci cristiani di Croce, il senso in cui Gentile dice che appunto l'idealismo è l'inveramento della coscienza cristiana ha tutto un altro significato che qui non posso dilungarmi a spiegare. E tutto fu spirito, dice Gentile, e tutto fu spirito. Filosofia e religione diventano tutt'uno, non soltanto teoria e prassi, filosofia e religione diventano tutt'uno. Viene in mente Nietzsche, se dovessimo dire con ironia, quella bellissima idea di Nietzsche, perfettamente vera. Colui che disse Dio è spirito ha compiuto il balzo fondamentale nell'ateismo, nell'immanentismo radicalmente ateo. No? È chiaro. Però di ciò Gentile, anche qui sarebbe bello ma troppo lungo spiegarlo, insomma, ma anche qui Gentile non è cosciente di questo, no? Che questo inveramento della coscienza cristiana è il balzo fondamentale nell'incredulità e nell'ateismo. E vale per Gentile quello che vale per Croce, in qualche modo. Gentile è vero, come dirò, filosofo della crisi, Croce no,
Cioè, qui la radicale differenza con Croce, ma anche questo è un discorso politico che magari poi farà Vedeschi, non so. Gentile interpreta la crisi come momento, come parentesi. Gentile no. Gentile vede che la crisi è rivoluzionaria. Perciò poi, lo dirà Vedeschi, Gobetti, Gramsci, eccetera, no? Interpretano la grande guerra e la crisi come rivoluzione. Implica la rivoluzione senza continuità. Invece in Croce tutto è letto in termini di continuità. Insomma, ma per entrambi, certo, tamquam nice non esset. Cioè, tutta la filosofia della crisi mitteleuropea è tutta dominata da Nietzsche. In Gentile e in Croce non esiste. Non esiste proprio. Vivono la crisi in modo radicalmente diverso, ma i grandi filosofi della crisi, Kierkegaard, Nietzsche, eccetera, non ci sono. C'è Marx, importante, c'è la filosofia di Marx, ma la filosofia di Marx solo in Gentile, ovvio, Gentile. La crisi è comunque rivoluzionaria e non è riformistica. Croce interpreta tutto in termini di possibile riforma, nel senso letterale del termine, mi sono già dilungato troppo. Proseguo nell'esposizione della parte teoretica di Gentile. Quindi tutta la storia, in tutte le sue determinazioni, esprime quest'istanza che giunge al suo meriggio appunto con l'attualismo. Quindi l'attualismo pretende di assumere questa dimensione davvero epocale, nel modo più radicale del termine. E va preso sul serio questa dimensione, no? Per chiedersi è consistente questa pretesa oppure meno, perché è una pretesa radicale, un'istanza radicale. Io costituisco il meriggio di millenni di storia del pensiero. Non è poca cosa, no? D'altra parte i filosofi sono a volte abbastanza superbi quando sono grandi filosofi. Quando non sono pensieri deboli, insomma, diciamo così. Ma questo pensiero unico, attenzione, non è un'astratta unità, questo pensiero unico, questo è fondamentale per l'attualismo, questo pensiero unico si svaria, dice letteralmente così Gentile, sempre nella logica, si svaria in tutte le possibili differenze risuggellanti la sua unicità. È una unità concreta, è un'unità fatta di differenze, è un'unità dialettica, è l'unità dell'idealismo già ancora con Hegel, eccetera. Quindi non è che il meriggio sia conclusione, no, il meriggio in quanto epifania dei molti che l'atto unico ed eterno produce, opere, sono... Questo meriggio è composto di opere che sono opere dell'autoconcetto autocosciente di sé e che hanno di fronte a sé l'ignoto, certo, c'è l'ignoto, quindi nessuna conclusione, fine della storia. Qui se la prendono anche con Hegel sbagliando, a proposito, attribuendo a Hegel quest'idea di una fine della storia. Comunque insistono, certo che l'atto del pensiero di fronte a sé l'ignoto, ma è un ignoto che è immanente all'atto del sapere, no? Il sapere nella sua attualità, nella sua piena attualità, sa in sé l'ignoto, è in sé ricerca, è in sé ancora divenire, è in sé volontà di ricerca, fiat voluntas tua. Dice lo spirito, cito da Gentile, e in questo senso se il sapere è volere cercare, se il sapere è volere scoprire, se il sapere è volere penetrare nell'ignoto, ecco che allora qui sta la base teoretica della sintesi di Wissen e Können, per dirla con il loro amato tedesco, e cioè di sapere e potere, di teoria e prassi,
che costantemente, eternamente si presenta in ogni atto del pensiero. Una verità, cioè quella dell'atto del pensiero, che si invera soltanto nel suo essere vita, e cioè come eterna creazione. Un libero creare, questo è il sapere potere, un libero creare che pone fine a che cosa? Che pone, questo sì è una fine per Gentile, definitiva, pone fine, per dirla con Marx, alla preistoria. Inizia la vera storia del Wissen kennen, della teoria e prassi, del pensiero che vuole ciò che sa, fiat voluntas tua, e finisce la preistoria del pensare come contemplare un oggetto altro da sé, un oggetto appunto che aliena il pensiero, un oggetto in cui il pensiero si aliena, il pensiero riconosce nell'oggetto un altro da sé, quindi si aliena il pensiero. Questa è la preistoria che finisce. Il pensare non sta più di fronte al pensato, alla natura come altro da sé, non si reifica più, per dirla in linguaggio marxiano, no? Non è più un lavoro comandato dall'oggetto, per dirla in linguaggio marxiano. Vedete come tutto si tiene, no? Non è più un lavoro comandato dall'oggetto. E quindi finisce questa preistoria, inizia la storia dello spirito libero che crea il proprio mondo, che crea il proprio mondo. E quindi è chiaro, impossibile comprendere Gentile senza quella storia, diciamo, che va da Hegel, criticato sì, ma la sostanza rimane quella, spaventa, più che la Briola, io credo, molto, molto più che la Briola, Marx, quel benedetto filosofo Marx, il cui primo teorema è che la realtà è prassi e che non riesco a togliermi dal capo. Quando Repubblica, dopo tante incertezze, il grande libro, sono d'accordo, la filosofia di Marx, citato da Lenin come forse il solo contributo sulla filosofia di Marx degno di nota, e lui a un certo punto decide di ripubblicare questo saggio perché Marx non riesce a toglierselo dal capo. E vedremo che cosa, però, questo ce l'hanno insegnato tanti storici della filosofia, questo rapporto ovviamente, questo rapporto di filosofia dalla prassi, logica, etica. Vedremo che cosa può portare, ma continuiamo a sviluppare l'aspetto teoretico di questa grande filosofia, o che certamente si pretende di essere letta come una grande filosofia, perché siamo di fronte ad un filosofo che tale pretende di essere. Di che errore parla Gentile, dunque? Qual è l'errore secolare della preistoria che in questo meriggio dovrebbe chiarirsi e venire superato? L'errore consiste nel fatto che il pensiero si fissa nella sua astrattezza, non trapassa nel concreto. È un errore quello che non supera nel pensiero l'oggetto come altro del pensiero. A questo errore si oppone, per Gentile, un principio incontrovertibile. Nulla di relativistico, un principio incontrovertibile. Cioè, in Gentile vi è la pretesa che la sua distanza, che la sua filosofia combatta quelle filosofie della crisi che, da Nietzsche in poi, anche se Nietzsche, ripeto, non viene affrontato direttamente da Gentile né tantomeno da Croce, quelle filosofie che ritengono che ormai la filosofia alla fine comporti o forme di relativismo, o forme di filosofia della vita, o comunque la distruzione degli incontrovertibili, no? L'attualismo non
partecipa a queste correnti fondamentali della cultura della crisi, della grande crisi europea, no? A cavallo della guerra. No, vi è un principio incontrovertibile. Agli errori di cui ho parlato si oppone l'incontrovertibile. Solo il pensiero attuale è realmente, e nel pensiero attuale trapassa ogni passato trattino natura. La natura è, diciamo così, l'eterno passato dell'eterno presente dello spirito in atto. La natura, dice in un passo fondamentale della teoria generale, parla della natura, logo astratto, come natura sive error. Natura sive error. La natura, in quanto posta di fronte objectum, è un errore che viene superato dal pensiero in atto, l'eterno passato dell'eterno presente del pensiero. C'è Hegel, certamente, non c'è, dico tra parentesi per gli eventuali esperti, non c'è Schelling, non c'è il secondo Schelling, le Schelling dell'empirismo. E anche questo è molto indicativo, no? C'è Hegel, c'è Fichte nell'idealismo italiano, manca completamente Schelling. Ma anche questo è un problema che andrebbe approfondito in sede propriamente di storia della filosofia. Perché non c'è, e non è senza conseguenze, perché il secondo Schelling è il Schelling che dall'interno dell'idealismo mette per tanti versi in crisi l'impianto idealistico, no? Mentre sia Croce che Gentile pensano che la crisi dell'idealismo provenga soltanto dalle filosofie della crisi contemporanea, cioè dalla filosofia a cavallo della Prima Guerra Mondiale. È un'attività, naturalmente, come già dicevo, questa del pensiero, che non è mai definibile e determinabile una volta per tutte, che non è mai compiuta, Ogni limite viene costantemente oltrepassato nel momento stesso che lo pongo. Pongo il limite, in quel momento stesso il limite è oltrepassato. Non si può porre un limite senza oltrepassarlo, senza interrogarti, senza cercarne il superamento. Voluntas, teoria, prassi, voluntas. Sono pagine bellissime di Gentile, nella logica, nella logica c'è già tutto, anche il rapporto teoria, prassi, eccetera. Nessuna inerzia è concessa allo spirito. Quale stare è questo? Non sta lo spirito. Lo spirito diviene, ma diviene creando. Diviene attraverso l'atto eterno, incontrovertibile, del pensare. Incontrovertibile è solo il pensare che continuamente diviene creando. Quindi che non è mai semplice divenire, relativismo, nichilismo, eccetera, eccetera. Non è questo, non è mai semplice divenire. Il divenire in quanto tale è principio astratto come quello di identità. Il pensiero è, al di là del tempo, eterno. L'atto del pensare, costante in Gentile questo tema, l'atto del pensare si contrae in quel punto, in quell'istante, lui usa addirittura il termine platonico di exeifnes per definire l'atto del pensare, proprio si rifà il termine platonico dell'istante, exeifnes, e in quell'istante dell'atto del pensiero tutte le dimensioni del tempo stanno insieme, tutte le dimensioni del tempo. È con forza aforistica che esprime quest'idea Gentile fin da quel capolavoro anche stilistico di retorica filosofica che è l'atto del pensare come atto puro del 1911. Quindi la temporalità del pensare non può essere concepita come durata e tantomeno come una forma di accadere. È il tempo, sì, ma dell'eterno attuarsi del pensare.
cioè del determinarsi dell'eterna substantia cogitans, ecco l'incontrovertibile. Actio mentis, diceva Spinoza, actio mentis. Nulla è incontrovertibile, principio incontrovertibile. Nulla è se non pensata, sussunta nell'azione del pensiero, azione del pensiero. Cogitatur ergo est. Il pensare in sé annienta, dice Gentile, attenzione, annienta se stesso in quanto semplice essere. Il pensare stesso vive in quanto processo. Dice Gentile, la dialettica del pensare non conosce un mondo che già sia. Risoluzione assoluta, assoluta, principio incontrovertibile, risoluzione assoluta del pensato, di ogni pensato, nel pensare. Questa, dice Gentile, mi pare in una pagina, la chiama addirittura la parola d'ordine dell'attualismo. Risoluzione assoluta del pensato nel pensare. Che stare è questo? Il pensare diviene, ma diviene, diciamo così, eternamente, no? Perché il suo divenire è creazione dell'atto del pensiero in ogni istante, libero, infinito, generale. Non c'è qui una relazione sul rapporto con, ma tutti questi principi, tutta questa interpretazione dell'attualismo è radicitus, opposta a quella storicistica crociana. E fin dagli anni, dai primi momenti della loro amicizia, è davvero straordinario questo, no? Questa amicizia è fondata su una, dal punto di vista teoretico, soltanto sulla pars destruens, positivismo, eccetera, no? Soltanto sulla identità dell'avversario. E sul richiamo all'idealismo, ma sono interpretazioni dell'idealismo completamente, completamente opposte. Non vorrei farla lunga e quindi, pensando che molte cose poi verranno riprese dagli amici e dai colleghi, vorrei sottolineare la problematicità di tutta questa impostazione, insomma, poi combattute rapidissime. Ripeto, l'istanza gentiliana è di affermare questa attività del pensiero sulla base di un principio incontrovertibile. Ma è possibile questo? È possibile? Come può far valere il suo essere eterno se non esiste che nel suo realizzarsi? Se eterna non è che la sua energia che vince ogni limite. Ma per ciò stesso questo limite bisogna incontrarlo per poterlo superare. E quindi il pensiero non può essere concepito che in una continua trasformazione. Allora il problema, come affermare che in ogni istante esso appaia perfetto, cioè il nostro essere spirituale possa apparire perfetto, essere al fine, teleios direbbero i greci, no? In ogni istante, se nel suo realizzarsi non è mai il tutto, ma sempre oltre sé, se lo spirito è svolgimento, diviene, come dice Gentile ovunque. E come si possono applicare, non solo evidentemente è impossibile applicare i principi fermissimi della logica classica a questa idea dello spirito, ma come anche è possibile sintetizzare questo spirito come svolgimento e divenire con il principio incontrovertibile di cui si è parlato. Se lo spirito nel suo porsi e costantemente oltrepassarsi è necessariamente tanto determinatio quanto negatio, e perciò di conseguenza, come dice Gentile,
la sua immortalità consiste nella sua mortalità. La sua immortalità consiste, la vera vita si immedesima con la morte. Sono pagine, se volete, di grande fascino, ma da un punto di vista teoretico e logico, tutte radicalmente da discutere, come fecero già negli anni venti alcuni importanti filosofi, no? Che dissero sostanzialmente che cosa, al di là della difficoltà della combinazione tra principio incontrovertibile, perché si perde tutto gentile se non si sta fermi a questo, e quindi la sua opposizione allo storicismo crociano. Principio incontrovertibile, questa è una filosofia eterna. Qui è la differenza fondamentale. Per Croce la filosofia è storia della filosofia, non c'è nessuna filosofia eterna. Sono tutte filosofie che si dispongono sul piano storico e devono essere analizzate soltanto storicisticamente. È dalla differenza radicale, abissale, da un punto di vista teoretico. E però rimane il problema del rapporto della sintesi tra questo principio, della sintesi, la chiama anche Gentile, tra il principio incontrovertibile e lo svolgimento, il maestare dello spirito. E ci sono critiche che, al di là appunto dell'analisi sulla consistenza logica di questo impianto dell'idealismo attualistico, mettono in evidenza come inevitabilmente da questo idealismo dovessero sorgere correnti e movimenti che ne esplicitavano la contraddittorietà. C'è un saggio molto importante di Bontadini del 26, ma tanti altri già dell'epoca, quando già il sistema gentiliano era stracompiuto, praticamente compiuto già quando arriviamo ai saggi di immediatamente prima della guerra, il sistema di Gentile è già perfettamente compiuto. E allora dice, come fondare? Il destino dell'attualismo consiste nel dimostrare l'impossibilità di una scienza del conoscere che tenga fermo il principio incontrovertibile. Su che cosa possiamo fondare una scienza del conoscere, una logica nel senso Calogero? Totale conversione del conoscere in etica pratica. Di fatto questa è la tendenza che ne emerge. Calogero lo dice esplicitamente, è impossibile definire forme del pensare sulla base dell'attualismo. Se definisco forme del pensare, contraddico lo spirito dell'attualismo. E dall'altra parte, ancora più radicalmente, spirito. La filosofia è ricerca, è vita della ricerca. E quindi la filosofia viene risolta nel concreto procedere delle scienze particolari. Questo è importante dirlo, perché molti ancora in Italia, soprattutto in certi ambienti, ritengono che l'attualismo e per certi versi anche Croce siano nemici delle scienze, no? L'idealismo è tutto scienze, l'idealismo è quella filosofia che afferma che non siamo più filosofi ma scienziati. È assolutamente ridicola l'accusa all'idealismo di essere una metodo, una filosofia che è contraria per principio alle scienze. E lo dimostra anche dall'interno dell'attualismo appunto una posizione come quella di spirito, che si risolve in scienza, che si risolve nell'essere nient'altro la filosofia che è la definizione appunto del procedere concreto di scienze particolari. Ma sia per Calogero sia per spirito, che cosa avviene? Viene travolto ogni incontrovertibile. E quindi la filosofia, il principio fondamentale della filosofia attualistica entra in crisi. No? Non fanno altro che mostrare l'impossibilità di quella sintesi che doveva essere alla base della filosofia attualistica. E qui si aprirebbe un altro lungo discorso che svolgerò nel saggio che metteremo nel volume, che riguarda più in particolare
la presenza appunto di questa posizione così peculiare di Gentile nell'ambito complessivo delle filosofie della crisi. Vorrei chiudere con una battuta soltanto, perché alla fine, secondo me, qui mi riallaccio a quanto diceva il ministro a proposito dell'ultimo Gentile, del saggio su Genesi e struttura della società, perché lì vi è una novità, dettata secondo me anche dalla situazione storica, eccetera, eccetera, che non è più l'io trascendentale, l'io soggetto di quel pensiero, eccetera, eccetera, di cui ho parlato, no? Emerge una dimensione che io direi esistenziale, e cioè come Gentile comprendesse che non può più fondare il proprio incontrovertibili sull'io trascendentale dell'idealismo, io trascendentale già per altro verso dissoltosi nelle filosofie della crisi, delle grandi filosofie mitteleuropee della crisi, no? Ed è quasi un ritorno ad una posizione, questa la mia filosofia bisogna ricostruirla a partire dall'interiorità dell'esserci, dall'interiorità, cioè tutto quello che ho detto intendo ricostruirlo dalla interiorità dell'esserci. C'è un ritorno quasi agostiniano in interiore, in saggio, no? Ogni inizio deve darsi nell'interiorità del Dasein, direbbe Heidegger, no? Ogni categoria deve affondare in questo principio, non più fondarsi sull'ego trascendentale, ma affondare in questa radice, nella radice interiore. Tutto sulla sua base è possibile e basta. Possibile, diciamo, che si dia stato, possibile che si dia stato, se e soltanto se esso scaturirà dall'individuo nella sua interiorità. Possibile che si dia stato soltanto se l'individuo trova societas in sé. Ma qui è un rovesciamento dell'ottica precedente. Non si parte più dalla forma, io trascendentale, eccetera. Si parte dalla concretezza dell'esistenza, dell'esserci, per ricostruire la forma. E la forma è possibile. Non viene più dedotta da qualche principio incontrovertibile. È possibile. Soltanto se la ritroviamo in noi, dall'io che ha e riconosce il noi in se stesso. Il noi ci sarà soltanto se ogni io si riconosce noi. E questa è l'opposto di qualsiasi statolatria. Possiamo intenderla come vogliamo, ma è l'opposto di qualsiasi statolatria. E Gentile lo sa, e lo sa e lo indica, questa via è diventata impervia, era più semplice l'altra, che aggrediva il problema dalla forma. Questa diventa impervia, questa via che sorge dalla interiorità, verso la forma. La forma è possibile soltanto se è originariamente, la ritroviamo originariamente in noi. Gentile lo sa, impervia idea, compito arduo, forse un possibile impossibile. Grazie. Grazie Massimo Cacciari. Quindi, dopo averlo ascoltato, abbiamo una ragione in più per attendere il suo saggio scritto. Non so se il ministro ci deve lasciare. Di nuovo grazie e a presto. Grazie. Allora, natura sive error, diceva Cacciari citando Gentile, e ci aggiungeva anche un altro pensiero di Gentile, che non c'è inerzia nello spirito, non può esserci inerzia nello spirito. Ora, se natura è error e lo spirito è comunque sempre necessariamente creativo,
Proviamo a tradurre questa concezione in linguaggio politico. Come si esce? Certo, praticamente in modo sicuro non si può uscire con una forma di riformismo politico, perché il riformismo politico richiede la correzione della natura verso il meglio, supposto che sia il meglio, ma siccome nella natura si è errore, è sempre errore, e lo spirito è creativo e la deve sempre superare, e la soluzione allora è rivoluzionaria. C'è la natura che va ricambiata. Ecco perché credo, e ora lo sentiremo meglio, Gentile è un padre della rivoluzione permanente. Rivoluzione come? Liberale? Rivoluzione socialista o comunista? Dal punto di vista di Gentile c'è ancora qualche differenza tra rivoluzionario comunista e rivoluzionario liberale? Hanno tutti quanti la stessa matrice, apparentemente, dal suo punto di vista. L'errore della natura. Bene, forse questo può spiegare, ma ce lo dirà meglio adesso Giuseppe Bedeschi, perché Gentile può essere considerato, a buona ragione, filosoficamente, maestro sia di Gobetti sia di Gramsci. Perciò la parola al nostro amico Giuseppe Bedeschi. Grazie, grazie ancora, Cacciari. Nei primi decenni del Novecento, il pensiero di Gentile ha esercitato un fortissimo influsso su esponenti di grande spicco della sinistra rivoluzionaria, come Gramsci e Gobetti, la cui opera poi ha avuto un notevolissimo rilievo in Italia in tutto l'arco del Novecento. Gramsci e Gobetti, infatti, furono letteralmente affascinati dalla filosofia di Gentile, e di ciò, del resto, essi non fecero un mistero. Gramsci scrisse sul settimanale torinese Il grido del popolo del 19 gennaio 1918 che Gentile era il filosofo italiano che più in questi ultimi anni abbia prodotto nel campo del pensiero, e aggiunse: il suo sistema della filosofia è lo sviluppo ultimo dell'idealismo germanico che ebbe il suo culmine in Hegel, maestro di Marx, ed è la negazione di ogni trascendentalismo, l'identificazione della filosofia con la storia, con l'atto del pensiero, in cui si uniscono il vero e il fatto in una progressione dialettica mai perfetta e definitiva. È difficile immaginare, io credo, un elogio più convinto di questo. Ma nella incondizionata ammirazione per Gentile, Gobetti non fu certo da meno di Gramsci. Proprio sulla rivista di quest'ultimo, L'Ordine Nuovo, il giovane intellettuale torinese pubblicò il 10 febbraio 1921 un articolo su Gentile in cui diceva che il filosofo siciliano ha veramente formata la nostra cultura filosofica. E ciò perché Gentile aveva insegnato che la filosofia è una visione della vita, una fede, un'armonia morale, è il pensiero umano cosciente di se stesso, della sua attività, dei suoi fini, è la vera religione degli uomini che ha superato tutte le religioni, sostituendo al mito religioso e ai riti il culto sovrano della verità.
come nessun altro, aggiungeva Gobetti. Gentile aveva colto il nesso vitale della filosofia con la vita, perché, sono parole di Gobetti, come visione della vita, la filosofia si svolge e si rinnova con la vita e il suo progresso storico riflette il cammino degli uomini, le loro esperienze, le loro crisi. Di qui, secondo Gobetti, il rigoroso antidogmatismo di Gentile, in quanto egli aveva liquidato una volta per tutte l'idea di una filosofia definitiva, essendo consapevole del fatto che il pensiero dell'uomo non si arresta mai, si rinnova continuamente, pone sempre nuovi valori, nuove idee, nuovi istituti, per ripensarli subito appena li ha posti, per trasformarli o negarli secondo le esigenze che la vita pone. Gobetti poteva quindi concludere il suo profilo di Gentile con queste commosse parole. Questo insegnamento di vitalità intensa, di operosità necessaria, di serenità, di umanità cosciente, scaturisce dall'opera di Giovanni Gentile. Egli ha fatto scendere, anzi meglio salire, la filosofia dalle astruserie professorali nell'immensa concretezza della vita. È giusto che in lui gli individui riconoscano un maestro di moralità e tutta la nuova generazione si ispiri al suo pensiero per rinnovarsi. Dunque, sia Gramsci che Gobetti hanno subito l'influsso massiccio della filosofia attualistica. Più in generale, essi hanno condiviso la critica demolitrice svolta dal neoidealismo italiano contro il positivismo. Ma, ecco un punto da fissare con cura, nell'ambito del neoidealismo italiano essi si sono sentiti assai più vicini a Gentile che a Croce. Ciò risulta chiaramente dai testi che ho citato, ma risulta anche da alcune lettere private di Gobetti ad Ada Prospero, sua futura moglie, che sono molto significative a questo proposito. Spesso nelle lettere private uno scrittore si esprime più liberamente che non nell'articolo o nel saggio. Scriveva, per esempio, il 7 agosto 1919 il giovane intellettuale torinese: ho finito il primo volume del sommario di pedagogia di Gentile. Mi è parso davvero una cosa meravigliosa, soprattutto perché alla posizione di Gentile io mi ero già assai avvicinato dopo la lunga meditazione critica di Croce. Certo, Gentile lascia un'infinità di problemi dubbi, ma è innegabile che dalla concezione dello spirito come autocreazione, come soggetto che si pone e sente come oggetto, ha ricavato tutto un originale sistema. Alla luce di questa analisi gobettiana, Croce era il punto di partenza per arrivare a Gentile, nel senso che Croce, come Gobetti scriveva in una lettera del 10 agosto 1919, nel senso che Croce aveva compiuto l'enorme fatica di demolire in campo culturale i vecchi pregiudizi, ma fatto ciò, e proprio da ciò, era germogliato il frutto più alto, la filosofia di Gentile. Certo, Gentile non poteva stare senza Croce, ma nel neoidealismo italiano, diceva Gobetti, Gentile può essere pensato come Platone, mentre Croce è Socrate. È una, met-
è una metafora, questa di Gobetti, che non ha bisogno di commenti e che attesta in modo inconfutabile come il giovane intellettuale torinese, al pari del resto di Gramsci, sentisse di avere un debito intellettuale profondo e vitale verso Gentile, piuttosto che verso Croce. Questa netta preferenza, accordata dal marxista-leninista Gramsci e dal liberal-operaista Gobetti alla filosofia di Gentile, può apparire quantomeno singolare, ove si consideri che nella valutazione dell'opera di Marx, Croce era stato assai più benevolo di Gentile. Questo è un punto che merita di essere approfondito. Il filosofo napoletano, infatti, aveva negato che il marxismo fosse una filosofia della storia e aveva mostrato un forte apprezzamento per i contributi del Marx sociologo e storico. Certo, egli aveva ammesso, Marx aveva civettato, secondo la celebre espressione dello stesso Marx, aveva civettato con la terminologia hegeliana, ma se si guardava con attenzione ci si accorgeva subito, secondo Croce, che gli elementi di correzione e di antitesi prevalevano di gran lunga sugli elementi di continuità e di svolgimento. Marx, infatti, aveva affermato energicamente, al pari di Hegel, l'idea della necessità storica, ma, a differenza di Hegel, ne aveva dato una raffigurazione circostanziale ed empirica, dalla quale bisognava cancellare, diceva Croce, ogni traccia di razionalismo e di trascendenza, per vedervi il semplice riconoscimento del piccolissimo campo che nel corso delle cose è lasciato all'arbitrio individuale. E ancora, il materialismo storico era sorto dal bisogno di rendersi conto di una determinata configurazione sociale, non già dall'esigenza di spiegare la storia universale. Perciò Marx si era occupato di oggetti particolari, il lavoro, la produzione industriale, la terra, eccetera. E sulla base dell'analisi circostanziata di tali oggetti aveva riconsiderato la storia in concreto, investigandone il processo effettivo. Di qui quelle che per Croce erano le feconde scoperte del rivoluzionario tedesco, l'affermazione della dipendenza di tutte le parti della vita fra loro e della genesi di esse dal sottosuolo economico, in modo che si può dire che di storia ce n'è una sola, il ritrovamento della forza reale dello Stato col considerarlo istituto di difesa della classe dominante, la stabilita dipendenza delle ideologie dagli interessi di classe, la coincidenza dei grandi periodi storici coi grandi periodi economici e le tante altre osservazioni, concludeva Croce, onde ricca la scuola del materialismo storico. Queste scoperte e indicazioni erano assai importanti, secondo Croce, per una ripresa della storiografia italiana, ormai ridotta, nel migliore dei casi, alla ricerca erudita fine a se stessa, se non addirittura alla raccolta di curiosità e alla aneddotica. Gli aiuti per una comprensione più intima e profonda, rilevava Croce, sono venuti finora più volte da diverse parti, ma grande è quello che giunge ora dal materialismo storico e adeguato all'importanza del movimento del socialismo moderno. Vista sotto questo profilo,
La dottrina di Marx non era, secondo il filosofo napoletano, né materialistica. Marx aveva sbagliato a definirla così, ingenerando tanti equivoci, né spiritualistica, né dualistica, né monistica, bensì piuttosto realistica. Concezione realistica della storia era appunto la denominazione che appariva più adatta a Croce. Completamente diverso, anzi opposto a quello crociano, era il giudizio di Gentile sull'opera di Marx. Per il filosofo siciliano, infatti, il materialismo storico era una vera e propria filosofia della storia. E ciò in primo luogo perché, sottolineava Gentile, la società capitalistica aveva dentro di sé, secondo Marx, una contraddizione che era la ragione sufficiente e necessaria del futuro assetto comunistico. La contraddizione fra capitale e lavoro, che si concretava in due classi sociali, capitalisti e operai. Come tutte le contraddizioni, anche questa postulava inesorabilmente la propria risoluzione con la soppressione delle due classi in lotta e dunque con la soppressione della stessa società capitalistica. Nella storia considerata dal marxismo c'era dunque un profondo finalismo, in quanto in essa ogni fase preparava una meta, la società comunista, e avvicinava ad essa. La concezione marxista della storia era quindi dialettica, in quanto fondata sulla contraddizione e sul finalismo, né più né meno di quella hegeliana. Ma Marx costituiva, secondo Gentile, un netto passo indietro rispetto a Hegel. Marx, infatti, diceva il filosofo siciliano, aveva determinato il ritmo della dialettica a posteriori, tenendo presente la storia dei fatti economici, ma lo aveva concepito a priori, né aveva potuto fare diversamente, perché la dialettica ha un ritmo razionale di sviluppo. E in questa mescolanza di a priori e di a posteriori, diceva Gentile, consiste il vizio radicale della sua concezione storica. Inoltre, il materialismo marxista, come ogni altro materialismo, non aveva voluto riconoscere per reale se non ciò che è sensibile. Ma questo sensibile, che per ogni altro materialismo è statico, per il materialismo marxista era dinamico, era in perpetuo fieri, donde il suo appellativo di materialismo storico. Ed ecco, concludeva Gentile, che questo materialismo, per essere storico, è costretto a negare nella sua costruzione speculativa il proprio fondamento, che non sia vi altra realtà all'infuori del sensibile, della sensibile, e a rifiutare quindi i caratteri essenziali di ogni intuizione materialistica, come la concezione atomistica della società e lo stesso naturalismo. Questo, insomma, diceva Gentile, è un materialismo che per essere storico non è più materialismo, una intrinseca, profonda e insanabile contraddizione lo travaglia. Alla luce di questa disamina di Gentile, Marx era dunque un pensatore sostanzialmente contraddittorio. Diceva Gentile, un ecletismo di elementi contraddittori è il carattere generale di questa filosofia di Marx. E per pensare in modo veramente dialettico e storico, bisognava abbandonare qualsiasi presupposto materialistico, bisognava liberarsi della camicia di forza dell'empirismo e del naturalismo che ancora aduggiavano il marxismo. Ora,
Ritornando a Gramsci e a Gobetti, come spiegare la loro vicinanza ideale a Gentile piuttosto che a Croce, alla luce dei diversi giudizi, l'uno, quello di Croce, assai benevolo, l'altro, quello di Gentile, molto critico, sull'opera di Marx. Tale vicinanza a Gentile si spiega, io credo, col fatto che, nonostante le severe critiche rivolte da Gentile a Marx, il pensatore siciliano aveva dato di quest'ultimo, soprattutto nella prima parte del suo libro sul pensatore di Treveri, aveva dato una lettura assai più suggestiva per Gramsci e per Gobetti di quella che ne aveva dato Croce. Per Gentile, infatti, Marx era, nonostante il suo materialismo e in contrasto con esso, un pensatore fondamentalmente dialettico, cioè un vero filosofo. E ciò perché la chiave di volta della sua costruzione era il concetto di prassi che Marx aveva ricavato dall'idealismo. Infatti egli, Marx, a differenza di Feuerbach, aveva concepito l'uomo come l'insieme dei rapporti sociali e la natura come un prodotto del lavoro e dell'attività dell'uomo, della sua prassi. Ecco, la filosofia di Marx era dunque, secondo Gentile, la negazione di qualunque naturalismo. E non solo. Marx aveva concepito la stessa prassi umana come tale che si rovescia, sono parole di Gentile, come tale che si rovescia. Nel senso che, spiegava Gentile, col crescere, col progredire, col modificarsi dell'oggetto, cresce, progredisce, si modifica parallelamente anche il soggetto. Quindi l'effetto reagisce sulla causa e il rapporto si rovescia. L'effetto facendosi causa della causa, che diviene effetto pur rimanendo causa, e ha luogo, insomma, una sintesi della causa con l'effetto. Questa valutazione gentiliana della concezione di Marx come filosofia della prassi e come filosofia essenzialmente dialettica era, come ho detto, assai più suggestiva per Gramsci e per Gobetti della valutazione proposta da Croce, che aveva spogliato Marx di qualunque pretesa dialettica e ne aveva fatto un pensatore che aveva semplicemente richiamato l'attenzione degli storici sui fatti economici, per lo più trascurati fino ad allora. Marx, insomma, secondo Croce, né aveva inteso dare una nuova costruzione a priori di filosofia della storia, e quindi bisognava mondarlo a suo avviso di quel ritmo naturale per negazione di negazione, che era una scoria di vecchia metafisica, né aveva proposto un nuovo metodo. Semplicemente egli aveva elaborato un canone di interpretazione della storia, di uso affatto empirico, quantunque sia, diceva Croce, un canone di ricca suggestione, un canone che consigliava di rivolgere l'attenzione al cosiddetto sostrato economico delle società per intendere meglio le loro configurazioni e vicende. Il che era davvero troppo poco, sia per Gramsci che per Gobetti. Esse infatti mettevano al centro del loro pensiero l'idea di rivoluzione, marxista-leninista per Gramsci, liberale operaia per Gobetti, e quindi erano assai più interessati a un Marx filosofo dialettico, teorico della prassi che si rovescia, cioè al Marx di Gentile, che non a un Marx pensatore realistico da utilizzare per rinsanguare la storiografia, che era il Marx di Croce. Di qui il grande fascino esercitato su Gramsci e su Gobetti
dall'interpretazione gentiliana del marxismo. Di qui l'ampia utilizzazione che essi fecero di tale interpretazione. Non può sorprendere quindi che intere parti del pensiero di Gramsci non possono essere comprese senza fare riferimento alla filosofia di Gentile, dalla quale hanno tratto ispirazione e alimento. Così, per esempio, il famoso articolo di Gramsci sulla rivoluzione bolscevica, intitolato «La rivoluzione contro il capitale», apparso il 5 gennaio del 1918 sul Grido del Popolo, ecco, questo articolo mostra un impianto concettuale mutuato interamente dal libro di Gentile su Marx. In questo articolo lo scrittore sardo contrapponeva al pensiero di Marx il pensiero di Lenin, in quanto il primo, Marx, era viziato, egli diceva, da un determinismo materialistico, dal quale il secondo, Lenin, lo aveva liberato, salvandone il nucleo vitale. Gramsci affermava che la rivoluzione dei bolscevichi era materiata di ideologie più che di fatti e che essa era la rivoluzione contro il capitale di Carlo Marx. Con ciò egli intendeva dire che la rivoluzione bolscevica aveva infranto gli schemi del capitale e del materialismo storico, secondo i quali la rivoluzione socialista in Russia era impossibile, perché la Russia era un paese troppo arretrato, dove il capitalismo non aveva ancora conosciuto uno sviluppo adeguato, dove non si era ancora formata una borghesia sufficientemente articolata, dove non c'era ancora una classe operaia abbastanza robusta, dove, insomma, non c'erano ancora le condizioni, sia industriali, sia più generalmente sociali e civili, per la presa del potere da parte del proletariato. Per Marx, infatti, la rivoluzione socialista poteva affermarsi solo al culmine dello sviluppo capitalistico e, alla luce di questo schema, la rivoluzione proletaria era appunto impossibile nell'arretrato impero zarista. Questo era stato anche il punto di vista dei menscevichi, in ciò fedeli al marxismo. Perciò, diceva Gramsci, il capitale di Marx era in Russia il libro dei borghesi più che dei proletari. Merito dei bolscevichi, aggiungeva lo scrittore sardo, era stato quello di fare scoppiare gli schemi critici entro i quali la storia della Russia avrebbe dovuto svolgersi secondo i canoni del materialismo storico, di rinnegare Marx e di affermare, con la testimonianza dell'azione esplicata, delle conquiste realizzate, che i canoni del materialismo storico non sono così ferrei come si potrebbe pensare e si è pensato. I bolscevichi, insomma, non erano marxisti nel senso scolastico e dogmatico della parola, ma di Marx essi avevano colto, secondo Gramsci, il pensiero immanente, vivificatore. Essi avevano respinto le affermazioni dogmatiche e indiscutibili di quella dottrina esteriore che per molti era il marxismo, e avevano vissuto il pensiero marxista, quello che non muore mai, diceva Gramsci, che è la continuazione del pensiero idealistico italiano e tedesco, e che in Marx si era contaminato di incrostazioni positivistiche e naturalistiche. Questo pensiero, diceva ancora Gramsci, pone sempre come massimo fattore di storia non i fatti economici, brutti, ma l'uomo, ma le società degli uomini che si accostano tra loro, si intendono fra loro, sviluppano attraverso questi contatti una volontà sociale, collettiva, e comprendono i fatti economici,
e li giudicano e li adeguano alla loro volontà, finché questa divenga la motrice dell'economia, la plasmatrice della realtà oggettiva, che vive e si muove e acquista carattere di materia tellurica in ebollizione, che può essere incanalata dove alla volontà piace, come alla volontà piace. Tutto il ragionamento del giovane Gramsci era di intonazione gentiliana, attualistica. Non era la struttura a determinare la sovrastruttura, non era l'economia a determinare le idee e la coscienza, come aveva pensato il Marx materialista e meccanicista, ma all'inverso era la coscienza, era la volontà umana a plasmare la realtà, a trasformare l'economia, ad adeguarla ai bisogni e alle esigenze dell'uomo, come aveva pensato il Marx dialettico e antimeccanicista, critico di Feuerbach e del materialismo. Il pensiero umano era pensiero in atto e la cosiddetta realtà non poteva essere che manifestazione di quell'atto. Credo che sia superfluo insistere sul debito che Gramsci aveva verso l'interpretazione gentiliana di Marx, una interpretazione che egli aveva assorbito molecolarmente. Secondo questa interpretazione, come abbiamo visto, c'era un Marx idealista e un Marx materialista, c'era un Marx dialettico e quindi antimeccanicista e antideterminista, e c'era un Marx antidialettico e quindi meccanicista e determinista. Il Marx vivo era il primo, non il secondo. Merito dei bolscevichi per Gramsci era stato quello di far rivivere il primo e di ripudiare il secondo. Sarebbe molto istruttivo redigere un inventario dei passi degli scritti giovanili di Gramsci nei quali si avverte l'influsso determinante di Gentile, come quando egli dice: noi siamo persuasi che la rivoluzione russa è oltre che un atto proletario, oppure quando afferma che i bolscevichi concepiscono la storia come un processo infinito di creazione, oppure quando scrive che bisogna ritornare alla genuina dottrina di Marx, per la quale l'uomo e la realtà, lo strumento di lavoro e la volontà non sono dissaldati, ma si identificano nell'atto storico. Oppure quando sostiene, contro Marx, che le massime giuridiche sono creazioni degli uomini come volontà, poiché il diritto è la moralità in atto. Concezione questa, tipicamente gentiliana. E molti altri esempi si potrebbero infare. Questo influsso profondo di Gentile su Gramsci ha continuato a operare anche sul pensiero gramsciano dell'ordine nuovo. Nei suoi articoli sull'ordine nuovo, Gramsci caratterizzava infatti in termini essenzialmente gentiliani gli obiettivi fondamentali della rivoluzione proletaria, cioè di una rivoluzione che, egli diceva, per la radicalità e l'ampiezza dei suoi obiettivi, coinvolgeva tutti gli uomini e non una sola parte di essi. Obbligava tutti gli uomini a muoversi, a intervenire nella lotta, a parteggiare esplicitamente. Le parole con cui Gramsci caratterizzava gli obiettivi della rivoluzione proletaria meritano di essere riportate per la loro forte tonalità gentiliana. Essa, la rivoluzione proletaria, diceva Marx, trasforma la società fondamentalmente da organismo unicellulare di individui cittadini, la trasforma in organismo pluricellulare, pone a base della società
nuclei già organici di società stessa, costringe tutta la società a identificarsi con lo Stato, vuole che tutti gli uomini siano a consapevolezza spirituale e storica. Linguaggio e concetti gentiliani, dicevo. Gentiliana, infatti, è la critica dell'individuo cittadino prodotto dalla società liberale, teorizzata dalla tradizione giusnaturalistico-contrattualistica, tradizione atomistica ed egoistica, secondo Gentile. Gentiliana, l'esigenza che la società, trasformata in qualcosa di fortemente coeso e organico, organismo pluricellulare, si identifichi con lo Stato, sia interamente ricompresa in esso. E a questo proposito Gramsci affermava poco dopo: la rivoluzione è tale, e non una vuota gonfiezza della retorica demagogica, quando si incarna in un tipo di Stato, quando diventa un sistema organizzato di potere. Non esiste società se non in uno Stato, che è la sorgente e il fine di ogni diritto e di ogni dovere, che è garanzia di permanenza e di successo di ogni attività sociale. La rivoluzione proletaria è tale quando dà vita e si incarna in uno Stato tipicamente proletario, che svolge le sue funzioni essenziali come emanazione della vita e della potenza proletaria. Passo, anche questo assai significativo, perché se la rivendicazione della società organica, unificata e non più atomistica, non più dissociata, si iscrive pienamente nel quadro del marxismo, l'enfatizzazione invece dello Stato, che deve avvolgere e ricomprendere la società, ristrutturarla e plasmarla, e che quindi è la sorgente e il fine di ogni diritto e di ogni dovere, questa enfatizzazione è sicuramente estranea al pensiero di Marx, mentre presenta una indubbia affinità, sia concettuale sia terminologica, con il pensiero filosofico-politico di Gentile. Ci sarebbe un altro aspetto da considerare della concezione gentiliana che ha affascinato Gramsci e Gobetti: l'identità di filosofia e politica, una identità, come ben noto, che non si ritrova nella concezione di Croce. Tale identità era intesa da Gentile non solo nel senso che la politica ha bisogno di chiarirsi a se stessa, di farsi coerente e di armarsi di pensiero con l'aiuto della filosofia, ma anche e soprattutto nel senso che non è più possibile, egli diceva, una filosofia degna di questo nome, la quale non s'abbracci alle questioni politiche e non ne rifletta in sé gli interessi e non senta la necessità di risolverle nel suo proprio processo. Bene, mi fermo. Grazie professor Beneschi. Io appartengo a quella generazione che è stata educata nel mito della rivoluzione liberale di Gobetti e poi in quella democratica di Gramsci, o viceversa, insomma, da giovane così mi volevano indirizzare. Ho scoperto in seguito, e oggi ottengo la conferma, che l'uno era rivoluzionario, l'altro era rivoluzionario, ma che cosa avesse l'uno di liberale, che cosa avesse l'altro di democratico, ancora resta da decidere. Grazie anche per questa riflessione. Allora vorremmo capire adesso perché questo pensatore, che è un rivoluzionario almeno permanente, passa alla fase del liberalismo, quel liberalismo, al nazionalismo e al fascismo. Peraltro è la prima volta che in tutte le relazioni sentiremo pronunciare la parola del fascismo, perché fino adesso abbiamo parlato di un grande filosofo teoretico, un grande filosofo politico, ma di fascismo ancora non si sa niente, il che sta a mostrare appunto che siamo di fronte ad un personaggio che va ben al di là
insomma, dei confini delle etichette di carattere politico che ebbe. Professor Francesco Perfetti, a lei la parola. Buongiorno. Allora, cominciamo subito ricordando che Giovanni Gentile fu il vero autore di quella dottrina del fascismo che costituisce la seconda parte della voce fascismo firmata da Benito Mussolini della Enciclopedia Italiana e che quindi in un certo senso una voce che rappresenta la teorizzazione ufficiale del movimento. Quando la redasse nel 1932 il regime si era già consolidato dal punto di vista sia istituzionale ed era nel pieno di quelli che Renzo De Felice ha definito gli anni del consenso. La firma dei patti lateranensi, infatti, che il filosofo aveva osteggiato, ma che sembrava aver chiuso definitivamente l'annosa questione romana, aveva rappresentato il momento culminante del consenso al regime e dell'apprezzamento anche internazionale della figura di Mussolini, oltre che dello stesso regime. Gentile era giunto al fascismo molti anni prima, provenendo dal liberalismo. Quando venne chiamato a far parte del governo Mussolini come ministro della pubblica istruzione, egli però non aveva ancora aderito al movimento fascista. E la scelta del suo nome, suggerita pare a Mussolini da un antico compagno di battaglie, l'ex sindacalista rivoluzionario Agostino Lanzillo, voleva essere la scelta di un personaggio oggi si direbbe tecnico e non è un caso che appena ufficializzata la nomina Benedetto Croce di telegrafasse il 31 ottobre oggi vedo con gioia adempiuto il mio antico voto e aggiungesse che lui Gentile era the right man in the right place. Il liberalismo di Gentile affondava le radici nella tradizione della destra storica ed era maturato dal punto di vista intellettuale attraverso lo studio della storia e dei protagonisti del Risorgimento in una chiave spaventiana, culminante nella concezione dello Stato etico. In sostanza, esso rappresentava il punto di arrivo di quella riflessione avviata già dagli hegeliani di Napoli, Francesco De Sanctis e Bertrando Spaventa in primis, che si proponeva di realizzare l'unificazione ideale del paese dopo il conseguimento della unificazione politica. Si trattava dello sviluppo di una linea interpretativa già in uscita nel lavoro giovanile di Gentile, quello su Rosmini e Gioberti, destinata a risolversi, secondo la lettura che ne ha dato un filosofo a me molto caro, Augusto Del Noce, nella elevazione del Risorgimento a categoria filosofica. Si potrebbe osservare che una tale concezione del Risorgimento appare del tutto collimante su un terreno più propriamente storiografico e con una più pertinente attenzione all'evoluzione dei fatti concreti e delle forze non soltanto spirituali operanti nella società, con quella che un grande storico, amico di Gentile, Gioacchino Volpe, stava elaborando e avrebbe poi sviluppato negli studi sull'Italia moderna, vista come punto di arrivo di un lungo processo che trasforma il popolo minuto in nazione e che alla nazione fa acquistare consapevolezza e sostanza nella realizzazione e nella gestione dello Stato unitario. Proprio sul concetto di liberalismo, Gentile nel 1919 ebbe una vivace polemica con Mario Missiroli, all'epoca
giornalista già molto noto, sia come intellettuale, autore fra l'altro di un libro, La monarchia socialista, che è da considerarsi una delle prime opere, delle prime importanti opere di rilevanza critica del Risorgimento. Missiroli, che era già stato alla guida del Resto del Carlino, ora dirigeva Il Tempo, un quotidiano fondato da Filippo Naldi, e portava avanti, d'accordo e su indicazione della proprietà, una linea più progressista, una linea destinata a recuperare al mondo liberale talune proposte politiche e socialiste. In questo quadro egli sostenne che si dovessero considerare liberali tutti, cito, i critici, i rivoluzionari, gli utopisti, gli insofferenti dei regimi attuali, tutti coloro, insomma, i quali urtavano in qualche modo contro un principio, una situazione, una verità o una menzogna del presente, e spingevano, magari fracassandogli il capo, il lento carro della storia. Per lui, dunque, in sostanza, e in considerazione dello stato di cose determinato dal conflitto mondiale, veri liberali avrebbero dovuto essere considerati tutti gli innovatori e tutti i progressisti, mentre gli altri, anche coloro che erano stati liberali in altri tempi ed in altre circostanze, ora, per il solo fatto di restare fedeli a programmi ed equilibri politici del passato, avrebbero dovuto essere annoverati nelle file dei conservatori. Gentile definì satanica questa definizione di Missiroli, che era certo una definizione funzionale, ripeto, al progetto politico di recupero di settori del mondo socialista e progressista, ma che appariva talmente semplificatrice e ampia da rendere davvero ardua l'impresa di trovare qualcuno che non potesse non dirsi liberale. Per Gentile il liberalismo era tutt'altra cosa. Cito: il liberalismo, di cui, se mi fosse consentito, io parlerei, non è l'individualismo, né la concezione borghese. Non l'individualismo, perché l'individualismo è solo un momento storico, glorioso, ma tramontato fin dal principio del secolo XIX del concetto dello Stato liberale, che sorse nell'età moderna come opposizione dell'individuo allo Stato, quando lo Stato impediva lo sviluppo dell'individuo, ma pervenne alla soluzione dell'antitesi quando si scoprì che lo Stato vero non è quello che esiste di fronte all'individuo, ma quello stesso che almeno da 100 anni a questa parte è concezione dello Stato come libertà e della libertà come Stato. Doppia equazione nella cui novità trova adeguata espressione il principio liberale. Né lo Stato esterno all'individuo, né l'individuo concepito come astratta particolarità fuori dall'immanente comunità etica dello Stato in cui egli realizza la sua effettiva libertà. Lo Stato, argomentava ancora Gentile, per un autentico liberale avrebbe dovuto essere concepito come potenza organizzatrice di tutti gli interessi e volontà veramente generale, che non parteggia per nessuna classe. In questa ottica egli non negava affatto che i socialisti potessero partecipare al potere, che i socialisti potessero essere associati al governo e quindi collaborare al governo dello Stato, ma riteneva anche che da un punto di vista liberale
fosse necessario che il conservatore facesse il conservatore, il socialista facesse il socialista e che il liberale non si buttasse né a destra né a sinistra. Alla base della concezione di Gentile c'era dunque una precisa idea dello Stato liberale come Stato etico, una idea che era mutuata certamente da Hegel e da Spaventa e secondo la quale il cittadino è da considerarsi libero non già in quanto titolare di diritti naturali, bensì in quanto partecipe di quella superiore libertà che si manifesta attraverso la volontà dello Stato. Ha osservato uno storico, Gabriele Turi, in maniera, a mio parere, non del tutto convincente, che questo liberalismo di Gentile veniva assumendo connotati ben diversi da quelli della destra storica che egli continuava a considerare un punto di riferimento cui egli continuava, in altre parole, ad appellarsi. In proposito, a riprova di come su tale posizione egli trovasse consensi autorevoli da parte liberale, vale forse la pena di rammentare che proprio Benedetto Croce si mostrò pienamente d'accordo con le argomentazioni di Gentile, tanto che il 31 marzo del 1919 gli scrisse, proprio in merito alla polemica con Mario Missiroli, queste parole: ora che egli trova ostacoli alla sua illogica nei logici ragionamenti che tu gli hai fatti in stampa ed io a voce, ci fa spacciare per reazionari ed antiquati. Gentile precisò poi, alcuni anni più tardi, il suo concetto di liberalismo fondato sullo Stato etico. Lo fece nel primo fascicolo di una rivista di studi politici, La Nuova Politica Liberale, uscita a partire dal gennaio del 1923, era già ministro della pubblica istruzione, per iniziativa di un suo allievo, Carmelo Licitra, con l'avallo di un gruppo di collaboratori fondatori che erano, oltre allo stesso Gentile, Antonio Anzilotti, Benedetto Croce, Giuseppe Lombardo Radice e Gioacchino Volpe. La rivista era stata progettata e impostata qualche tempo prima della marcia su Roma e quindi qualche tempo prima dell'avvento del fascismo al potere e si proponeva di rifondare la coscienza politica italiana sulla base dei presupposti e delle conclusioni filosofiche e politiche dell'idealismo. Gentile vi chiarì ancora una volta i termini della sua posizione liberale, opponendo al liberalismo materialista del XVIII secolo, nato in Inghilterra nel secolo precedente e divenuto credo della rivoluzione, un altro liberalismo. Un liberalismo germinato nel secolo successivo dalla critica del materialismo e dalla riaffermazione di valori spirituali. Cito: ed è il solo liberalismo che si possa pensare, perché il solo coerente e capace di reggere a una concezione veramente liberale della vita. Un liberalismo inverso senza Stato è un liberalismo senza libertà. Uno Stato che presupponga la libertà la nega appunto perché la presuppone, non essendovi libertà fuori di quella vita dello spirito che, a differenza delle cose naturali, non si presuppone, ma si crea, si conquista, si sviluppa. Liberi si diventa, non si è naturalmente, e lo Stato è liberale, di fatto e non a parole, se promuove lo sviluppo della libertà considerandola come ideale da attuare e non come naturale diritto da garantire. Il mio liberalismo non è il primo, non è la dottrina che nega, ma quella che afferma vigorosamente lo Stato come realtà etica, la quale è essa stessa da realizzare
e si realizza realizzando la libertà, che è come dire l'umanità di ogni uomo, l'energia positiva dell'individuo. E appunto perciò lo Stato, come io l'intendo, è una realtà etica. Ma il liberalismo nuovo, dottrina dello Stato etico, non va giudicato dal punto di vista del vecchio liberalismo, che conosceva soltanto lo Stato opposto all'individuo e da cui l'individuo si opponeva con la convinzione del dilemma mors tua, vita mea o viceversa. Lo Stato, così, veniva concepito materialisticamente al pari dell'individuo. E invece lo Stato etico non è niente di materialmente raffigurabile o obiettivamente definibile di contro al cittadino nella cui coscienza deve vivere. Non è esterno all'individuo, anzi è l'essenza stessa della sua individualità, che non si manifesta se non come volontà che vuole essere universale, senza limite né ostacoli, di cui non abbia a trionfare volontà che sia legge. E lo Stato che altro è se non conciliazione e unità di volontà e di legge? La volontà è volontà quando è legge, come la legge è legge solo in quanto volontà. Perciò l'individuo reca in atto la propria natura nella misura stessa in cui si fa Stato e sente nell'intimo della sua astratta personalità particolare, e che, come lo trae incontro alla morte nel supremo pericolo della patria, quasi per ritrovare il suo vero se stesso perdendo il suo essere illusorio, così, momento per momento, gli fa riconoscere la forza possente di una legge a cui si piega il suo istinto inferiore ed ogni passionalità naturale. Perciò io sono fermamente convinto della necessità suprema di uno Stato forte come dovere e come diritto del cittadino e di una disciplina ferrea che sia scuola rigida di volontà e di caratteri politici. La citazione è davvero molto lunga e me ne scuso, ma chiarisce bene l'idea che Gentile aveva del liberalismo e al tempo stesso fa intendere perché l'incontro con il fascismo fosse per lui un passaggio quasi obbligato. Quando infatti scrisse queste pagine, egli, per quanto già ministro del governo guidato da Mussolini, non era ancora iscritto, l'ho già ricordato, al partito fascista. Ne scrisse, credo, queste pagine non tanto, come è stato osservato da un suo biografo, per giustificare a se stesso la partecipazione al governo Mussolini, quanto piuttosto per rivendicare l'eredità di una sua certa visione del risorgimento e in particolare della destra storica, una visione che gli sembrava tradita da quanti allora si professavano esplicitamente liberali. Una visione che, come ha osservato Del Noce, considerava l'idea di risorgimento come categoria filosofica, anche se a dire il vero Gentile non si era espresso mai in questi termini. Tuttavia, per usare le parole di Del Noce, l'idea di risorgimento in lui aveva finito per avere la stessa funzione che in Marx aveva avuto l'idea di rivoluzione. Cito Del Noce: come alla formazione della filosofia classica tedesca o per altro verso del positivismo kantiano è essenziale il pensamento del significato della rivoluzione fascista, così a quella di Gentile è intrinseco il pensamento del risorgimento, come designante un'essenza diversa da quella della rivoluzione. Tuttavia, al di là di questa lettura filosofica della sua idea di risorgimento e al di là dei suoi scritti su Gioberti, Mazzini, Cuoco e via dicendo,
Dovrebbero pure essere rammentate le tante pagine che più avanti negli anni, in pieno regime, egli avrebbe dedicato al Risorgimento come fatto storico inserito all'interno di un processo che senza soluzione di continuità portava alla consapevolezza prima e alla costruzione poi dell'Italia all'insegna del binomio pensiero-azione. In una pagina, per esempio, dedicata proprio alla nuova Italia del Risorgimento e contenuta in Origini e Dottrina del Fascismo, si possono leggere affermazioni di questo tipo. Quali le forze attive del Risorgimento, pur nel complesso delle condizioni interne ed esterne in cui queste forze poterono operare? Massa del popolo italiano, a cui qualche storico oggi tenderebbe ad attribuire notevole se non prevalente azione del Risorgimento, simpatie inglesi e aiuti francesi, guerra tra Prussia ed Austria, tra Prussia e Francia, eccetera, tutte queste non possono essere se non condizioni del Risorgimento. Senza Cavour, Napoleone III non avrebbe mai combattuto in Lombardia. La causa agente è sempre una idea fatta persona, in una o più volontà determinate, che perseguono scopi determinati, in uno spirito consapevole che ha un programma da recare in atto, in un pensiero concreto, storicamente operante. Perciò nessun dubbio che il Risorgimento italiano fu opera di pochi, e non poteva essere che opera di pochi. I pochi, in quanto coscienza e volontà di un'epoca, hanno in mano la storia, vedono le forze e la loro disposizione, ne fanno materia di quella che sola veramente è forza attiva e produttiva, la loro volontà. Questa volontà è il pensiero dei poeti, dei pensatori, degli scrittori politici, che a tempo sanno parlare un linguaggio che risponde a un sentimento universale, capace cioè di diventar tale. Da Alfieri a Foscolo, da Leopardi a Manzoni, da Mazzini a Gioberti, si vengono tessendo le fila di una trama nuova, un nuovo pensiero, una nuova anima, una nuova Italia. Certo, si tratta di una pagina scritta nel 1934, quando da tempo ormai Gentile aveva aderito ufficialmente al fascismo e aveva scelto di contribuire con la sua forte personalità e autorevolezza a supportarne i progetti di realizzazione di una nuova Italia. Leggendola però sembra di essere di fronte alle stesse tesi: ruolo delle minoranze organizzate, radici lontane nel tempo ed espresse da una lunga tradizione letteraria dell'idea nazionale e via dicendo, alle stesse tesi, l'ho già accennato prima ma lo ribadisco, che Gioachino Volpe, attraverso quel suo approccio metodologico fondato sul realismo storico, aveva portato avanti in un importante libro, L'Italia in cammino, che si contrapponeva alla Storia d'Italia dal 1871 al 1915 di Benedetto Croce. Già i due titoli fanno capire la contrapposizione e quindi la diversità delle tesi. Due lavori, certo, storiograficamente forse i più rilevanti del tempo, due lavori che, giungendo a concezioni e a conclusioni, scusate, diverse, avevano affrontato il tema della frattura o continuità della storia d'Italia. E proprio su questo tema, anzi, si era sviluppata una polemica fra Volpe e Croce, una polemica che in maniera quasi paradigmatica, lo ribadisco, era esemplificata dai titoli delle loro opere. L'idea di Volpe di una Italia in cammino,
che quindi aveva radici lontanissime nel tempo, che pur attraverso svolte e controsvolte segue una precisa direzione, era, va da sé, assai funzionale al pensiero di Gentile e alla spiegazione del trapasso dal liberalismo al fascismo, cosa che non accadeva ovviamente per la tesi, diciamo, storiografica di Croce, che fa coincidere la nascita dell'Italia con, diciamo, il compimento della unificazione. Dice Croce, non si può, perché parte dal 70, perché non si può parlare di Italia prima di quella data. L'adesione ufficiale di Gentile al fascismo risaliva in effetti al 1923. Nella tarda primavera di quell'anno, qualche mese dopo la pubblicazione del ricordato suo articolo sul liberalismo nella rivista La Nuova Politica Liberale, egli ricevette l'offerta della tessera ad honorem del Partito Nazionale Fascista, ma pur accettandola scrisse a Mussolini in questi termini: liberale per profonda e salda convinzione, in questi mesi da che ho l'onore di collaborare alla sua opera di governo e di assistere da vicino allo sviluppo dei principi che informano la sua politica, mi son dovuto persuadere che il liberalismo com'io lo intendo e come lo intendevano gli uomini della gloriosa destra che guidò l'Italia del Risorgimento, il liberalismo della libertà nella legge e perciò nello Stato forte e nello Stato concepito come una realtà etica, non è oggi rappresentato in Italia dai liberali, che sono più o meno apertamente contro di lei, ma per l'appunto da lei. Conosciuta questa lettera, un vecchio uomo politico, Antonio Salandra, con un gesto che apparve ed era di fatti polemico nei confronti del Gentile, cui pure era legato da rapporti di reciproca stima, si iscrisse al Partito Liberale, auspicando che Gentile in seguito dedicasse meno interesse ai temi politici, assai lontani dai suoi studi. Mi piace ricordare la testimonianza di un antico collaboratore di Gentile, Ferruccio Boffi, che a proposito si espresse in questi termini, ancora una volta indicativi e illuminanti, che scrivendo, dicevo, a Boffi, Gentile si espresse in questi termini che ancora una volta sono illuminanti per chiarire la sua posizione politica. Peccato che io non possa soddisfare l'onesto desiderio di Salandra di delegargli la direzione della mia coscienza politica e dei miei giudizi storici sul vecchio liberalismo italiano, che io non voglio certo identificare col fascismo, ma che non posso neanche confondere col liberalismo democratico dei liberali di oggi, contro i quali Silvio Spaventa direbbe che hanno smarrito il concetto dello Stato. Temo in particolare che egli, pur compiacendosi di ricordare spesso lo Spaventa, tenda piuttosto a piegare verso quel liberalismo all'inglese individualistico che Spaventa, educato alla filosofia tedesca italiana, respinse e doveva respingere energicamente. Insomma, bisogna che il liberalismo italiano esca dall'equivoco e dica se sia prima lo Stato o se sia prima l'individuo. Ci sono liberali che stanno per un'alternativa e ci sono liberali che stanno per l'altra. Confondere i due liberalismi adesso, dopo la riscossa fascista, non è più lecito. Sto per dire che non è più possibile. Chi sdegna l'equivoco farà bene perciò a dirsi fascista, che è per me come dirsi liberale, ma della libertà dello Stato e dell'individuo nello Stato, non dell'individuo contro lo Stato o fuori di esso. Questa sua posizione Gentile la ribadì più volte,
scrivendo per esempio la prefazione ad un saggio del filosofo Francesco Fiorentino, che era un antico esponente della destra storica, in quel caso colse l'opportunità non solo per ripercorrere lo sviluppo della tradizione liberale italiana, ma per concludere che in parte fascismo è liberalismo, almeno, cito, il liberalismo degli uomini che credettero sinceramente nella libertà e ne ebbero perciò un concetto austero. Colse anche l'occasione per polemizzare con Croce, che scrisse, cito, a suo modo si professa liberale e che, insensibile all'idea dello Stato etico come concreta realtà morale, preferisce farne un'astratta organizzazione economica e combattere quella dottrina che lui invece riteneva essenziale al concetto liberale dello Stato. Ancora, nel luglio del 25, presentando una raccolta di scritti di Licitra, sostenne che il liberalismo si era trasformato e doveva essere chiamato fascismo. La più coerente, la più storicamente matura e perfetta concezione dello Stato come libertà. Coloro che a suo dire non se ne rendevano conto erano i liberali ignari della libertà, i liberali convinti che si dovesse parlare di libertà come di, cito, un attributo naturale del singolo, ignorando il portato intellettuale del XIX secolo, il romanticismo, la scuola storica, l'idealismo dello Stato etico o dello Stato idea di Gioberti, la missione di Mazzini e via dicendo. Una tale concezione del liberalismo presupponeva una, lo ribadisco ancora una volta, una lettura del Risorgimento in chiave filosofica prima che politica. Gentile in sostanza riteneva che il fascismo, sorto per ristabilire ordine e libertà, una volta costituzionalizzato, una volta abbandonato l'uso sistematico della violenza, una volta messo da parte lo squadrismo, avrebbe rappresentato, come nella logica di una sintesi hegeliana, la continuazione naturale del Risorgimento lungo una direttrice che, partendo dall'idealismo di Spaventa, passava per Gioberti e Mazzini, non a caso indicati come profeti del Risorgimento italiano. Si trattava, come ben si intuisce, di una posizione che rigettava l'idea che il fascismo potesse essere una rivoluzione e potesse segnare una frattura nella storia dell'Italia più recente. Una posizione che, recuperando il principio della continuità della storia nazionale, risultava ben congeniale a scelte e comportamenti degli ambienti fiancheggiatori prevalentemente liberali o liberal-democratici, e ciò anche se a ben vedere ovviamente una tale posizione non poteva identificarsi con essi. Concetti non dissimili Gentile sviluppò nella lettera con la quale trasmise a Mussolini le conclusioni della commissione dei Soloni insediata per studiare un piano di riforme costituzionali. Osservò che la commissione non aveva pensato un solo momento che fosse da sovvertire lo Stato italiano sorto dalla rivoluzione del Risorgimento, perché convinta che, cito, lo Stato del Risorgimento e della gloriosa monarchia nazionale fosse ormai per forza di tradizioni divenute sacre a ogni cuore italiano una solida costruzione da rispettare, una solida base su cui edificare. Naturalmente però, per quanto continuasse a porre l'accento sulla continuità storica e istituzionale fra Risorgimento e il nuovo regime,
tra liberalismo risorgimentale e fascismo, in realtà Gentile era ormai proiettato verso una dimensione che non poteva più essere considerata liberale nel senso classico del termine, perché per lui lo Stato fascista, compenetrandosi nella coscienza dei cittadini per organizzarli in una sorta di unità nazionale, finiva di fatto per assumere una valenza, anche se egli si guardò bene dall'usare questo termine, totalitaria. Gentile aveva difeso in commissione le posizioni che non mettevano in discussione l'idea dell'unità dello Stato, come sarebbe accaduto per esempio se fossero prevalse le proposte di revisione portate avanti in nome di un sindacalismo puro che avrebbe finito per assorbire lo Stato fascista. Uno Stato che per lui doveva avere caratteristiche ben precise. Cito: lo Stato fascista è lo Stato sovrano, sovrano in fatti e non a parole, Stato forte, la cui forza non ne ammette altre, pari e imitatrici, quantunque anch'essa, come ogni forza morale, si dia da sé e però abbia in sé medesima il proprio limite. Lo Stato fascista non vuole essere lo Stato sovrapposto al cittadino, anzi uno Stato che investa il cittadino e si attui nella sua coscienza e potervisi attuare, la promuova e la educhi, la conosca e la riconosca e la tratti come quella che essa è e come quella che deve essere storicamente ed economicamente, moralmente e politicamente, con tutti i suoi interessi fondamentali che ne determinano l'orientamento e le imprimono una speciale attività. Lo Stato fascista, per compenetrare e indirizzare la coscienza dei cittadini, vuole organizzarli nell'unità nazionale, che è pure essa un'anima, una persona, una volontà possente, consapevole dei suoi fini, poiché lo Stato ha i suoi fini, che non sono quelli di nessun cittadino particolare, né di nessuna classe di cittadini, né della somma o massa totale degli individui che un determinato giorno vivano sul territorio dello Stato, congiunti da un comune vincolo giuridico. L'unità nazionale non è qualcosa che esista già in un tempo determinato, ha le radici nel passato e dal presente si protende all'avvenire. Di fatto l'evoluzione giuridico-istituzionale del fascismo, la trasformazione dello Stato, cioè, per usare una pregnante espressione di Alfredo Rocco, portò, e mi permetto di rinviare al mio volume sul fascismo e le riforme istituzionali, alla realizzazione di una forma di governo diversa da quelle classiche del governo parlamentare, presidenziale, cancellerato, una forma di governo basata sulle funzioni di preminenza, direzione, consolidamento, propulsione, riservate al capo del governo in ogni campo, secondo il modello teorico del capo carismatico, teorizzato da Max Weber e veicolato in Italia da Roberto Michels. Un modello che rese percettibile il fenomeno della personalizzazione del potere attraverso l'adozione del termine duce. Durante tutti gli anni 30, la fortuna di Gentile all'interno del fascismo andò scemando. Andò scemando anche se il suo peso rimase importante nel campo intellettuale e nel campo, come è noto, della organizzazione della cultura, grazie a tante sue iniziative editoriali e al suo attivismo nel promuovere istituzioni culturali. Penso per esempio all'Istituto per il Medio ed Estremo Oriente o all'Istituto Germanico o all'Istituto Manzoniano, che si segnalarono per importanza e per capacità operativa. Un suo allievo, Ugo Spirito, fece coincidere l'inizio della parabola discendente di Gentile con la firma del Concordato,
che avrebbe rappresentato da un punto di vista filosofico, a suo parere, la sconfitta dell'attualismo con la trasformazione dell'Italia da Stato laico in Stato confessionale, mentre in realtà quell'evento, lo ribadisco come ha sottolineato e dimostrato Renzo De Felice, segnò non soltanto la chiusura della questione romana, ma anche l'inizio degli anni del consenso. Il discorso di spirito, comunque lo si voglia giudicare, pone un problema filosofico e un problema storico al tempo stesso, quello del rapporto, se non addirittura della identificazione fra attualismo e fascismo. Un rapporto che è stato, a mio parere, mirabilmente studiato da Augusto Del Noce, il quale in un saggio fondamentale per la comprensione, credo, del fascismo di Gentile, è giunto alla conclusione che sotto il profilo speculativo il fascismo sarebbe un esito, se non proprio l'esito, della linea di pensiero immanentistica predominante nella cultura italiana e di riflesso nella storia politica dai tempi del Risorgimento, una linea che aveva trovato appunto in Gentile la sua massima espressione. Grazie. Grazie. Dobbiamo andare in fretta, la ringrazio. Io ho imparato una cosa soltanto dalla relazione di Francesco Perfetti. Ve la dico, voi tenetevela per... In segreto per voi, perché se il liberalismo è quello di Gentile, se il liberalismo è quello di Gobetti e di tutti gli altri, allora mi ha fatto la conclusione che io trago è che il vero fondatore del liberalismo in Italia è Silvio Berlusconi. Grazie. Vogliamo sapere adesso come sì, perché un liberalismo fondato sullo Stato etico che produce sistematicamente dittature e oppressione della libertà. Ego te baptizzo liberale, ma il risultato è quello che è. E non è proprio un liberalismo da encomiare. Vabbè. È il liberalismo hegeliano, è il liberalismo dello spirito assoluto. È come chiamare liberale Platone. Esatto. Ok. Allora, grazie Francesco Perfetti. Dunque, ora avremo sicuramente una interessantissima e vivace relazione di... Poi suona la campanella perché siamo già in ritardo, quindi mi raccomando a nostro Mecacci. Grazie. Grazie. Luciano Mecacci. Grazie Presidente. Allora, dopo il 15 aprile del 44... si sviluppò presto una narrazione che metteva a tacere tutta una serie di interrogativi che erano sorti subito, appena fu ucciso Gentile, chi erano i mandanti, chi erano gli esecutori, quali erano le cause. Il punto di svolta in questa narrazione fu quando apparve nel gennaio del 47 sul giornale, sul settimanale di destra, il Brancaleone, una sintesi nella quale si diceva che gli autori, gli esecutori materiali erano dei personaggi, i gappisti in particolare, Fanciullacci ci ha ricordato, e quindi venivano annullate tutta una serie di ipotesi che riguardavano servizi stranieri, riguardavano gli stessi fascisti, riguardavano i tedeschi e così via. Nel tempo questa narrazione è diventata una vulgata, io direi granitica, che ha soddisfatto a destra e a sinistra, perché c'era come una pacificazione. Gentile è stato ucciso perché era un fascista, Gentile è stato ucciso dai biechi comunisti, e continuamente c'è stato, ogni volta che vi era una ricorrenza, soprattutto il 15 aprile, uno scontro che era uno scontro banale. E chi abita a Firenze sa che questa ogni volta
il problema, è stato un assassino, no, non è stato un assassino, è stato un atto di giustizia. E poi la sostanza non era mai stata scavata fino in fondo. Una svolta ci fu nei primi anni Ottanta con due pubblicazioni, un articolo intervista di Giampiero Mughini, all'epoca giornalista, combattente, battagliero, e poi nell'85 il noto libro di Canfora, La sentenza. Nel libro nell'articolo di Mughini viene fuori un personaggio che fino allora era ignoto, perché uno dei membri del GAP, che era già noto, Luciano Suisola, il GAP comandato da Fanciullacci, che avrebbe compiuto l'operazione di esecuzione di Gentile, e Luciano Suisola dice sì, ma a sparare contro Gentile c'era anche Giuseppe Martini. Questo incrinò subito la narrazione, perché di Giuseppe Martini non si era mai avuta notizia. Era noto un gappista dal nome Paolo, ma che avesse avuto una parte precisa, specifica nell'operazione, non era mai venuta alla luce. E nello stesso articolo si dà per morto il Giuseppe Martini, quando invece il Martini è morto 14 anni dopo. Giuseppe Martini è una figura chiave al quale io ho dedicato molte pagine nel libro, perché Martini era un militare, non era un semplice giovane ragazzo che era partito per combattere i fascisti, è entrato nella resistenza, veniva da un'esperienza militare. Questo è un elemento fondamentale su cui ritorno dopo. E poi Martini era andato dopo a Praga, in Cecoslovacchia, nella scuola politico-militare di Praga, dove poi c'è una filiazione che arriva fino agli anni 70 alle Brigate Rosse. Quindi questo è già un certo aspetto da tenere presente. Nel libro di Canfora, lo sapete tutti coloro che sono interessati al caso Gentile, Canfora tirò fuori la componente dei servizi segreti britannici. Questo aspetto non piacque affatto al Partito Comunista, che aveva rivendicato subito l'attentato e se ne era fatto merito. E subentravano gli alleati, e subentrando gli alleati cambiava tutto lo scenario, tant'è vero che sia Repubblica che l'Unità non pubblicarono neppure una segnalazione del libro di Canfora. Ne parlarono tutti, ma si cercò di mettere da parte questa documentazione molto importante. Canfora ebbe modo anche di intervistare alcuni membri della resistenza fiorentina che allora erano vivi, e trovò altri documenti. Poi vi sono stati due libri molto importanti, quello del professor Perfetti sull'assassinio di Gentile, poi l'altro libro di Paoletti, entrambi pubblicati dalle Lettere, libri che portavano nuovi documenti e che quindi facevano vedere che la narrazione, la vulgata, non reggeva. Ma anche nonostante questa documentazione, se permettete, anche il mio libro uscito 10 anni fa, se noi andiamo in giro che vediamo su tipo Wikipedia o sentiamo l'opinione i giornali di oggi, si dice Gentile fu ucciso dai GAP al Salviatino e finisce in questo modo. La questione è molto più complessa. Io, quando ho cercato di ricostruirla a suo tempo, ebbi la fortuna ormai di essere a Firenze e di scavare a fondo, guardi, in modo ossessivo, tra i documenti dell'Archivio di Stato di Firenze, poi altri documenti sparsi anche in Inghilterra, negli Stati Uniti, e sono arrivato a delle conclusioni diverse che non posso che riassumere. Però non si arriva ad una conclusione definitiva, si arriva intanto alla conclusione che quello che è stato detto non è vero. Ci saranno altre cose da tirare fuori, ma quello che è stato detto non è vero. E perché? Perché intanto manca una documentazione precisa, oggettiva, su quello che è accaduto il 15 aprile. Partiamo da un punto solo, fondamentale, ma
ci sono i documenti relativi alle indagini svolte sulla morte di Gentile il 15 aprile e i giorni successivi? Sì, c'è all'archivio di Stato di Firenze, ci sono anche all'archivio centrale documenti investigati a suo tempo anche dal professor Perfetti, ma all'archivio centrale di all'archivio di Stato di Firenze vi è, sono un po' pignolo su questo, ma è fondamentale a mio avviso per capire che cosa manca. Vi è un fascicolo del giudice che conduce le indagini istruttorie e interroga testimoni e fa la sua parte come giudice, come tribunale. Da questo fascicolo si deduce che vi è un altro fascicolo della questura, ufficio politico della questura di Firenze. E da tutta una serie di fatti, dal protocollo, dai numeri dei documenti, si deduce che se il fascicolo del tribunale, del giudice istruttore, dico un numero a caso, ha 50 pagine, quello della questura ce n'ha 200-300. Questo fascicolo è sparito. E quindi manca il punto di partenza fondamentale per sapere che cosa è successo. Quando è sparito? Da quello che io ho potuto ricostruire è sparito presto, subito dopo la liberazione di Firenze l'11 agosto del 44. Tra il settembre e il dicembre, e poi sono venute fuori le altre narrazioni. Prendiamo un altro aspetto. Come fu ucciso Gentile proprio materialmente? Il giudice istruttore fa compiere l'autopsia e quindi abbiamo il verbale dettagliato, varie pagine dell'autopsia condotta sul corpo di Giovanni Gentile. Fa fare la ricognizione all'interno della Fiat 1100 nera su quale si trovava Giovanni Gentile e quindi c'è un rapporto della polizia molto preciso, molto accurato. Lì in questo rapporto non vi è notizia dei proiettili che sono stati rinvenuti nel corpo, sono stati rinvenuti nell'automobile. Dopo un mese, quindi questa l'autopsia e l'indagine nella macchina è stata compiuta il 16 aprile, dopo un mese compare l'autista, Agostino Passatore, il quale dice: signor giudice, nell'automobile ho trovato tre proiettili. Questi tre proiettili vengono messi agli atti e dice: ah, si tratta di proiettili, ecco i proiettili, tre dei sette proiettili che hanno ucciso Giovanni Gentile. Guardate, ha dell'incredibile. Quando io vidi questo fascicolo rimasi veramente sorpreso. Perché questi proiettili non furono trovati da Passatore, ma è tutt'oggi conservata la lettera con la quale questi proiettili furono mandati da fuori Firenze perché fossero messi nell'automobile e fossero portati dall'autista a dire: questi sono proiettili, quindi i veri proiettili, e così via. Ecco, situazioni di questo genere non ve le sto a elencare, è tardi, poi sono appunto di dettaglio. Ma mettono in evidenza che fu ricostruito ad arte uno scenario che non corrisponde alla realtà. Ve ne dico solo un altro, perché anche in questi giorni è circolato di nuovo un film che, se c'era il ministro, dico, non facciamolo più vedere questo film su Rai 3 sulla morte dell'omicidio Gentile, perché non corrisponde alla realtà. Questo è un film fatto nei primi anni Ottanta dalla Rai, dove si vede il mio amico compagno di liceo Paolo Mieli, al quale io ho una grande amicizia e grande affetto. Però gli dico: non corrisponde questo film, perché nel film, e qui è la famiglia, i nipoti del filosofo, e quindi possono confermare, Giovanni Gentile con la sua famiglia abitava dal settembre del 43 a Villa Montalto a Salviatino, che all'epoca non è come oggi con una serie di palazzi, ha una certa configurazione geografica che io ho ricostruito. Il film è stato fatto invece pensando a come
poteva essere negli anni Ottanta, e cambia tutto, uno. Ma poi si fa vedere tranquillamente la villa, che è la villa di Ugo Ietti, che è sopra, andando verso Fiesole. Quando si vede il film, si vede una scena per cui si avvicinano i gappisti all'automobile di Giovanni Gentile, che non può corrispondere alla realtà, ma permette di dare una versione dei fatti, della dinamica, che è congruente a una certa concezione, a una certa vulgata. Ma quando si va a vedere effettivamente dove abitava Giovanni Gentile, la vera villa, con un certo ponticello che era su un fiumiciattolo che ora non c'è più e così via, la dinamica è completamente diversa. Quindi anche a livello di ricostruzione filmica passa una vulgata che non corrisponde a una realtà minima. Bastava andare sul luogo e come mai? Attenzione, ma il consulente del film, scusate, era Bertelli, storico e comunista, e quindi quando fa ricostruire non a Villa Montalto ma a Villa Oietti questa scena, questo scenario, sa benissimo che il posto era diverso. Quindi c'è stata una costruzione ad arte anche di qui, scusate, di questo punto di partenza. Ma non ci sono solo problemi di questa natura, ci sono problemi più importanti legati alle varie componenti che entrarono in gioco. 10 anni fa, seguendo l'impostazione che aveva già introdotto Canfora e poi seguita dagli altri autori, per cui vi erano al di là dei cap, probabilmente, ma qui ci sarebbe da aprire una discussione di cui noi che non abbiamo tempo di svolgere, supponiamo i gappisti siano stati gli esecutori materiali, quelli che hanno sparato, Fanciullacci e Martini. Benissimo. Ma dietro chi c'era? Quali erano i mandanti? I mandanti significa chi era sopra la testa di Fanciullacci e di Martini, e poi sopra membri del Partito Comunista. E poi. Qui il discorso diventa complicato, ma vado rapidamente al documento che ho trovato solo in tempi recenti, che quindi nella Ghirlanda Fiorentina, il libro che è stato generosamente citato più volte, non c'era. È un documento che ho pubblicato di recente nei Quaderni di Storia di Canfora, perché all'Archivio Centrale di Stato qui a Roma vi è la documentazione relativa al fronte militare clandestino di Roma, diretto da Giuseppe Cordero Lanza di Montezemolo, quindi gruppo militare clandestino badogliano. Montezemolo, voi sapete, fu uno delle vittime alle Fosse Ardeatine, quindi muore prima della questione Gentile, però era il capo della resistenza militare a Roma. Nelle carte del fronte militare clandestino, quindi siamo fuori dal mondo Partito Comunista d'Italia clandestino e mondo partigiano e GAP, vi è un fonogramma che arriva, riservatissimo, che arriva da Firenze o zone vicine a Firenze, per il quale si dà per morto il 2 aprile del 44 Giovanni Gentile. In base a ricerche precedenti già messe nel libro La Ghirlanda, io avevo notato che c'era stata una preparazione da parte di militari, le cui testimonianze ho portato nel libro, che fanno la ricognizione al Salviatino alla fine di marzo. Poi succede qualche cosa,
su cui si potrebbe fare delle ipotesi, ma non abbiamo tempo, e subentrano i GAP. Secondo la documentazione del fronte militare clandestino, quindi a Firenze era stata organizzata un'operazione di attentato a Gentile, poi a un certo punto l'esecuzione materiale, quindi la preparazione e la ricognizione militare, e poi passa l'esecuzione materiale a Fanciullacci, a Martini, eccetera. Perché a mio avviso oggi, a 80 anni, dalla morte Gentile è importante questo riferimento al fronte militare clandestino? Perché ricorda esattamente lo scenario e le componenti di ciò che è accaduto il 23 marzo a Roma, a Via Rasella. Perché a Via Rasella noi abbiamo una narrazione importante, con testimonianze sicuramente di valore, medaglie d'oro, Fanciullacci medaglie d'oro al valor militare, Capponi, 20 medaglie d'oro, sappiamo tutti questa storia. Ma ricerche recenti mettono in evidenza che a Via Rasella non c'erano solo i gappisti, c'erano decine di militari italiani coadiuvati dai servizi segreti alleati. Non fu una passeggiata, fu un'operazione militare, e io mi sono espresso quando fu presentato il libro all'Archivio di Stato centrale di Roma sul libro di Fiorentino, L'Armata delle Ombre, fu una battaglia a Via Rasella, non fu solo il battaglione Bose che si trova circondato da pochi gappisti, erano presenti e lì è tutto documentato. Ecco, io vedo degli scenari analoghi, probabilmente dobbiamo esplorarli, dobbiamo approfondire le componenti, ma c'è un altro fatto importante. Sulla questione Via Rasella compare, lo potete vedere, è documentato bene nel libro, tale Sanguinetti, Bruno Sanguinetti, ma Bruno Sanguinetti comunista è il personaggio chiamato in causa nella storia Gentile a Firenze, perché sarebbe stato l'anello di congiunzione tra questo mondo militare badogliano italiano e il mondo comunista, perché si dice a Firenze l'ordine che poi arrivò fino ai gappisti esecutori fu dato da Sanguinetti, ma Sanguinetti è anche a Roma nello stesso scenario di Via Rasella, e quindi si trova una situazione complessa, mai esplorata, perché canalizzata sempre dalla vecchia vulgata, andare a sfrugugliare, c'era questo gappista, c'era questa. Qui il discorso va allargato, è stato fatto sempre riferimento giustamente a De Felice. Gentile era sicuramente un personaggio la cui uccisione poteva senz'altro essere giustificata facilmente come il filosofo del fascismo, ma non era tutto qui. Probabilmente per dei giovani partigiani lui era il simbolo del fascismo, probabilmente hanno operato in questi termini, concediamolo, ma il vero piano, il vero quadro di riferimento era un quadro di riferimento internazionale, dove io penso modestamente, non sono uno storico di professione, sono solo un lettore, un opinionista su queste questioni, il problema reale fosse la figura di Gentile come elemento di pacificazione o di proposta di pacificazione, e questo disturbava il panorama internazionale che era stato configurato da Yalta in poi. Cioè l'Italia era ormai assegnata in un certo scacchiere geografico, e personaggi che potessero contrastare anche minimamente, anche simbolicamente, dovevano essere eliminati. Arrivo, Presidente, perché vado un po' rapidamente, a un aspetto che però al quale io, come diciamo studioso di filosofia, sono un filosofo, mi sono formato con Calogero, con Spirito, li ho fatto in tempo ad averli come insegnanti, a fare l'esame con loro, quindi
insomma, mi ritrovo anche in una cultura nella quale mi sono formato quando ero qui a studente alla Sapienza. E quindi leggo solo un paio di paginette perché è un po' un aspetto forse più importante e non va così, diciamo, narrato all'impronta. Se sull'organizzazione e la dinamica dell'eliminazione fisica di Gentile rimangono aperti vari interrogativi, non vi sono dubbi sull'aggressione intellettuale e morale che si scatenò sul filosofo appena morto. Vediamo il refrain inaugurato da Palmiro Togliatti allorché divenne membro dei governi Badoglio II e Bonomi II. Gli epiteti furono canaglia, bandito politico, camorrista, uno dei più immondi autori della sua generazione. E si è citato più volte il libro importante, La filosofia di Marx. Ricordiamoci, è stato già detto, Lenin, ma ricordiamoci anche che appena Togliatti lo pubblica in italiano, toglie via il riferimento di Lenin, l'apprezzamento, insomma, la valutazione positiva di Lenin al libro di Marx. Ecco, una censura che è un'aggressione, è una violenza. Perché togli questi riferimenti? Ma vi è soprattutto una interessante caratterizzazione che Togliatti fece 8 giorni dopo l'uccisione di Gentile sull'Unità, virgolette, corruttore di tutta la vita intellettuale italiana. Se per Barbieri, Orazio Barbieri, il vecchio comunista, partigiano comunista a Firenze, poi deputato PC, se per Barbieri la dottrina di Gentile aveva plasmato gli ignavi militi fascisti, per Togliatti Gentile aveva guastato le anime di tutti gli intellettuali italiani. Allora, a questa corruzione si dovrebbe il sì al giuramento del 31 di 1255 docenti universitari di contro allo sparuto gruppo dei 12 o 14 colleghi che si rifiutarono? E alla corruzione di Gentile si dovrebbe il sì dei docenti che per il bene dell'alta cultura, così dissero, accettarono di prendere il posto dei loro maestri cacciati dalle cattedre universitarie per le leggi razziali del 38. Erano stati corrotti dal filosofico bestione, come l'aveva chiamato Tilger, i collaboratori dell'Enciclopedia Italiana, Guido Calogero, Federico Chabot, Gaetano De Santis, Enrico Fermi, Ugo La Malfa, Giorgio Levi della Vita e tanti altri ancora che tutti ci ricordiamo. A questo proposito va ricordato quanto affermò Guido Calogero al convegno su Gentile nel 75. Quando Gentile volle fare una grande opera d'insieme, l'Enciclopedia Italiana non si circondò di cattolici integralisti o di fascisti di prima schiera, ma di individui di cervello moderno, i quali poi risultarono nella grandissima maggioranza antifascisti. Così il palazzo di Piazza Paganica a Roma divenne uno dei centri della nuova intellettualità culturale e politica italiana. Non pochi degli intellettuali che si erano affermati durante il ventennio fascista sotto l'ala protettrice di Gentile. Si leggano le migliaia di lettere che gli furono scritte per sollecitarne un sostegno intellettuale o materiale. All'appello non manca nessuno. Dunque, questi intellettuali, appena fu eliminato fisicamente il loro corruttore, si adoperarono per cancellare o giustificare la corruzione che avevano subito. Antonio Banfi si prodigò presto, nel maggio del 44, a scrivere che, virgolette, Gentile era e rimase un incolto, uno spirito vigoroso ma rozzo, dominato da poche idee semplici, fortemente e ingenuamente sentite, privo di curiosità per la vita, di sensibilità per la cultura. Le sue ricerche non uscivano dalla filosofia delle bancarelle, una vita e un'anima mediocre.
Eppure in una lettera gentile, meno di 2 anni prima, Banfi, già operativo nel Partito Comunista Italiano clandestino, le aveva scritto che era importante la sua partecipazione a un ciclo di conferenze per ascoltare, virgolette, la voce schietta libera di un filosofo che crede e combatte per i diritti della ragione e della cultura. Questa voce si faccia sentire come ammonimento e come guida. Una forma più sottile per autoassolversi fu il riferimento al nicodemismo, la dissimulazione pubblica di un'avversità alla dittatura, una ripulsione interiormente sentita cui avrebbero fatto ricorso vari intellettuali italiani durante il fascismo. Come sappiamo, su questa resistenza dello spirito alla dittatura ritornò più volte Eugenio Garin, che perlomeno fino alla commemorazione di Gentile il 19 aprile 1944, a pochi giorni dalla morte, non aveva affatto manifestato all'esterno i suoi sentimenti antifascisti. Una scappatoia troppo facile, questo nicodemismo invocato una volta morto il dittatore, avrebbe commentato proprio Giorgio Amendola, recensendo il noto libro di Garin, Intellettuali italiani del XX secolo. Scrisse Amendola: la dissimulazione è attività difficile da compiersi, che esige grande sicurezza, certezza di prospettive e alle spalle una forza capace di fornire una copertura, un partito clandestino, un organismo illegale. Quanti sono stati i casi di questo genere? Bisogna accertare. Credo pochi. E qui chiudo. Si pone un problema della storia della politica e della cultura italiana che riemerge periodicamente, perlomeno da quando Giovanni Gentile scrisse nel gennaio del 1944 sulla rivista Italia e Civiltà il saggio intitolato La questione morale. Appunto la questione morale, un'espressione nobile, densa di significati profondi, ma di fatto ridotta a uno slogan, come si è visto e sentito in questi giorni, per misere questioni di bottega, la questione morale, i voti, la compravendita, come se la questione morale fossero queste cose. È invece una questione seria che riguarda il rapporto tra l'identità storico-culturale del nostro paese e l'azione politica. Una relazione sintetizzata da Gentile in quell'articolo, nel complesso di poche frasi che però vennero sintetizzate, non le sto a ripetere, si può leggere nelle opere di Gentile, e disse: qui è la vera questione morale di oggi, si pone un problema di questione morale. Ma 3 mesi dopo Giovanni Gentile sarebbe stato ucciso. Grazie. Grazie, bravo, complimenti a Luciano Mecacci. Dunque siamo tutti stanchi, certamente siamo però assai più informati, siamo stimolati, siamo anche curiosi di leggere finalmente le relazioni in quel volume. Io ringrazio tutti quanti i relatori, è stata veramente una mattinata molto ricca e appassionante. Per coloro che sono interessati a questioni di cultura, chiudiamo qui. Il prossimo appuntamento culturale della Biblioteca del Senato sarà a metà maggio, il 14 mi pare di ricordare, con la presentazione dell'archivio di Giovanni Sartori. Grazie amici di essere venuti e spero di rivedervi presto. Grazie.